di altri mondi. Eh, appunto questo festival nasce da un'esigenza. Abbiamo individuato come tema di questo festival il viaggio al centro della Terra. Questo perché pensiamo che non ci sia bisogno di andare a cercare da tante altre parti, in altre, in altre utopie, ma ci sia la necessità oggi più che mai nel momento storico che stiamo vivendo di cogliere le contraddizioni che si manifestano con la guerra, eh, gli attacchi diversi che anche tutti i nostri territori stanno affrontando, pensiamo che proprio in questo momento storico sia necessario trovare dei momenti di confronto e di riflessione collettiva che vadano a cogliere appunto, queste contraddizioni ma che vadano anche a snocciolarle. Che vadano a produrre delle sintesi comuni, che siano riflessione collettiva e che ci portino poi a un contrattacco. Un contrattacco che però deve nascere da delle visioni costruite insieme. Pensiamo che questo festival sia un momento, un tassello che vada in quella direzione. Ci auguriamo che continui a farlo e sia uno slancio per altri momenti del genere. Eh, appunto, abbiamo diviso le giornate di questo festival in giornate tematiche. Quella di oggi è la giornata dedicata all'ecologia e per questo abbiamo deciso appunto di costruire questo dibattito ehm, che abbiamo chiamato Natura, noi e la natura o noi e la natura. Questo, questa è una suggestione che poi riporterà ri, si ritroverà nel dibattito che abbiamo costruito, lo scopriremo appunto insieme il perché. Ma appunto prima di iniziare e eh, dare la parola ai nostri ospiti che tra poco presento, volevamo anche spiegare il perché abbiamo deciso eh, di creare questo spazio e questo momento, da cosa è nata questa necessità. La necessità sicuramente nasce come sempre da quello che abbiamo visto eh, esprimersi sui territori e anche in città. Appunto, di quelle che sono state delle lotte per noi importantissime che hanno riguardato la sfera della riproduzione. Facciamo qualche esempio: dal, dalle lotte per i trattori, quindi, quelle che hanno messo in questione, hanno messo appunto in risalto quella che è eh, un'agricoltura un, un che ormai vacilla, eh, barcolle, sempre più un'agricoltura industriale, ma eh, queste esigenze che sono emerse. In questo movimento dei trattori, seppur sia stato sicuramente un momento molto eh, spurio con, dalle varie sfaccettature, sicuramente ha portato anche avanti delle necessità, delle esigenze di anche mettere in insomma in contraddizione quella che è un'agricoltura appunto calata dall'alto, anche con una certa patina green a cui si è, eh, che si è unita e che comunque ha chiesto a lavoratori. Eh, di continuare a fare degli sforzi in un momento in cui già appunto la filiera agricola sappiamo che è eh, appunto sempre più allo strego delle forze, così come lo sono anche i suoli che eh, tra gli agricoltori si cerca di, di difendere. Comunque abbiamo trovato delle rivendicazioni molto diverse, secondo noi andare a cercare quelle che per noi sono un po' più interessanti, quelle con cui eh, appunto possiamo più dialogare ma anche capire. Esplorare meglio quelle che sono le contraddizioni che ci portano davanti per noi è sicuramente un'esigenza. Così come è un'esigenza cercare di capire anche più su largo raggio quella che è una transizione ecologica che vediamo anche in città e nei vari territori, perché poi queste. Rotte si sono moltiplicate non solo sul, sul fronte più agricolo eh, di questi ultimi mesi, ma si sono moltiplicate anche quelle per la difesa dei territori come appunto una delle ultime è stata quella contro il deposito unico nucleare che abbiamo visto appunto nella manifestazione dello scorso sabato. Ma eh, anche le lotte per la difesa dell'ambiente urbano, quindi anche de quelle dei parchi, quelle per le alberate, che comunque hanno mostrato un interesse nel mettersi, nel non scendere a patti con una rigenerazione urbana, con una narrazione che in realtà non va a fare gli interessi delle persone che abitano i territori, ma anzi che con questo pretesto li danneggia e mette a repentaglio le persone che li abitano. Anche appunto, tutto il vivente che abita quei territori, quindi anche appunto, gli alberi e eh, tutto ciò che ne, che ne consegue, quindi eh, ciò che è non umano. Di questo poi parleremo meglio appunto, anche con un nostro relatore. Eh, questo appunto un po' eh, l'abbiamo visto, questa transizione ecologica come forse un aggancio, una critica che può essere un po' più dispiegata sia per le lotte territoriali, per il verde urbano che per quelle agricole, ma queste sono solo suggestioni perché proprio quello che vorremmo fare con questo dibattito è andare a capire se ci sono delle interconnessioni tra queste lotte qua, magari non ce ne sono ma noi pensiamo che forse qualche nesso lo possiamo trovare, eh, una critica alla transizione ecologica per noi è un punto di partenza ma che lasciamo aperto come punto di domanda e che proveremo a appunto analizzare con i nostri relatori oggi che a, e relatrici eh, che oggi inizio a presentare appunto abbiamo Alessandro Pignocchi che eh, è un antropologo francese ma anche fumettista um, lui ha seguito un po' le orme di, del discorso portato avanti da Descolà, Philippe Descola, antropologo francese che appunto ha teorizzato un po' l'avanzamento eh, dell'andare oltre la dicotomia natura, cultura, di cui poi ci parlerà lui stesso, quindi non mi dilungo, eh, ma è anche attivista, ha partecipato alla lotta con, di notre dame de landes contro l'aeroporto, quindi per la difesa di campi e eh, boschi dalla costruzione di, una, di un aeroporto, una lotta che poi tra l'altro è stata anche vinta, quindi diciamolo, eh, è attivista anche per il monde de la Terre, anche di questo probabilmente ci, ci parlerà il suo intervento. Abbiamo Dario Padovan, professore di sociologia dell'ambiente, che ha seguito eh, le lotte urbane per il verde eh, come Corso Belgio, come quella del Parco del Meisino e via dicendo, quindi appunto ci potrà sicuramente dare un contributo anche in questo senso. Abbiamo Francesca Oleri, eh, appunto anche le ricercatrice in sociologia dell'ambiente, che invece ci riuscirà a dare un quadro un po' più legato a quello che è l'aspetto ehm, della PAC, ma anche le contraddizioni che ci sono in esse, e anche l'aspetto più appunto agricolo di questa transizione ecologica. Quindi io partirei da un, una, una domanda, ma un, un intervento insomma di eh, Alessandro Pignocchi, che appunto eh, c'è questa, questa teoria che è più francese dell'andare oltre la natura cultura. Noi ci, ci domandiamo effettivamente di che cosa si tratta e eh, come è stata sviluppata in Francia, a partire anche dalle lotte eh, in cui si è declinata. Quindi, eh, ti chiederemmo un po' se ci puoi dare una, una spiegazione, anche perché eh, vista la transizione ecologica così come dettata dall'Unione Europea, ci chiediamo se questa transizione possa andare effettivamente a essere incisiva in quella che è una crisi sociale e ecologica, se continua ad alimentare questa divisione che va appunto a separare la natura come una risorsa da sfruttare e l'uomo che è eh, appunto colui che continua a sfruttarla. E quindi se effettivamente ci sono altri modi di immaginare questa relazione e se questa relazione può aiutarci a superare questa crisi. Grazie, eh, sono molto contento di essere qua. Mi, scusatemi in anticipo per il mio italiano, ho, ho vissuto in Italia ma solo fino a sei anni, quindi parlo l'italiano di un bambino di sei anni e il vocabolario politico proprio non ce l'ho, avrò bisogno di un po' di aiuto a certi momenti. E sì, quindi l'idea è di presentarvi in poche parole questa corrente dell'ecologia politica che sta diventando un po' potente in Francia, insomma, potente, tutto è relativo, diciamo che sta cominciando a crescere e che sembra che non sia ancora proprio arrivato in Italia, o almeno non è ancora uscito dalla sfera accademica. È un corrente dell'ecologia che in effetti si ispira tra l'altro dall'antropologia della natura e da quest'idea molto generale che la, in effetti la divisione tra, dividere il mondo tra natura da una parte e cultura o società dall'altra, che è una divisione proprio strutturante nella modernità occidentale, diciamo è una divisione molto particolare, diciamo. la, nella storia dell'umanità è unica, siamo gli unici a vedere diviso il mondo a, a, di questa maniera e per esempio nelle, nel mondo indigeno amazonico ci sono circa 300 lingue e nessuna si trova qualcosa che somigli anche da lontano dalla, alla nostra idea di natura. E la, una, non è una conseguenza, ma diciamo una, una manifestazione di questa divisione e che gli, per noi occidentali moderni, quello che si rigruppa sotto il concetto di viventi non umani o di esseri non umani, piante, animali e ambienti di vita, diciamo, sono oggetti, sono privati di tutto tipo di vita interiore, di vita sentimentale, intellettuale, non hanno interessi propri e le relazioni che sono istituzionalizzate con loro sono relazioni di strumentale, di utilizzazione. Con due versioni principali, che sono lo, lo sfruttamento e la protezione, l'una essendo molto più numerosa dell'altra, c'è anche magari la contemplazione estetica e qualche altra, ma in tutti i casi sono relazioni di utilizzazione che vanno in una sola direzione, gli unici che hanno interessi propri sono eh, gli umani. Invece, in Amazzonia, per esempio, in, in Siberia e in qualche altri posti, eh, pianti, animali e eh, ambienti di vita sono, non sono oggetti ma soggetti e sono creditati spontaneamente di una vita interiore, di interessi propri, di un punto di vista sul mondo e le relazioni che sono stabilizzate con loro sono relazioni sociali, tipo relazioni diplomatiche per esempio, o relazioni affettive, sentimentali o politiche in un senso generale, siccome si tratta di... di Far reggere insieme interessi molto variati in un, per condividere un, un mondo comune. E quindi sì, l'idea di questo movimento eologico è di prendere quest'idea quest come orizzonte. E, e, ovviamente non copiando i popoli animisti, sarebbe ridicolo, ma cercando di pensare che cosa potrebbero essere delle istituzioni che eh, permettono di eh, soggettivare. I, i, in, eh, i, i vivi non umani i, si prende l'esatto contropiede della relazione oggettivante che è dominante nella modernità occidentale per eh, stabilizzare istituzionalmente non, non solo con l'animale domestico ma diciamo, proprio con tutta la, tutta la biosfera E potrebbe essere il caso che questa maniera di acchiappare la questione ecologica sia la più pertinente e efficace politicamente eh, per almeno tre ragioni la prima è che il desiderio di costruire nuove relazioni con i viventi non umani, eh, relazioni meno distruttrici ma anche più ricche, più intense, è un desiderio che attraversa le classi sociali. Insomma, è, è presente nella borghesia ovviamente, ma anche sotto, sotto molte varianti, nelle diverse strati delle classi popolari. Sarebbe un po' lungo spiegare perché, ma comunque, un'idea un che ha la, la, la potenza per spostare così le linee della conflittualità sociale e permettere delle alleanze tra un pezzo della borghesia e le classi popolari è sicuramente un, un ingrediente utile per sperare di veder crescere un movimento rivoluzionario. E il secondo punto è che quest'idea punta verso il lato più positivo, desirabile della lotta ecologica perché non, non si tratta più solo di lottare per. Cercare di evitare il peggio, per cercare di attenuare un po' gli effetti della catastrofe, ma per andare proprio verso un meglio, verso un, un mondo con delle, una relazionalità più, eh, più ricca, più intensa, un mondo più allegro, più eh, sì, intenso da vivere, perché si tratta proprio di fare di esplodere il medio ambiente. Insomma, lo, proprio un, un bosco, una montagna non sono più medio ambiente, non sono più un decoro per le attività umane, sono proprio un tessuto per creare un nuovo tipo di relazionalità, di sociabilità inter, interspecifica. Il, il terzo punto della la, la potenza politica di quest'idea è che la, il progetto di soggettivare il vivente non umano è proprio sostanzialmente incompatibile con la sfera economica o almeno con la, la, la posizione di, autonoma e dominante che la sfera economica ha, ha acquisito nei due ultimi secoli. Perché l'economia ovviamente è la forza oggettificante totale, tutto quello che tocca, umani inclusi, le trasforma in oggetti, siccome tutto quello che entra nella, nella sfera economica deve essere intercambiabile secondo l'unico e, e valore economico, e sono solo gli oggetti che sono intercambiabili, no? Uno, un soggetto non lo è più. E quindi sì, l'idea è proprio di opporre alle... Le forze oggettificanti della modernità, un'onda un soggettivante che tanto per gli umani quanto per i non umani. E, e quindi questa idea si, e, va, si accoppia con la, tutte le idee de, 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 dell'autonomia, dell'autonomia politica, perché la, la unica maniera di tener conto istituzionalmente degli interessi dei viventi non umani è di rilocalizzare. E ridistribuire massivamente la, il potere politico e che la, la decisione politica sia presa, eh, in particolare le decisioni che riguardano le attività produttive, devono poter essere prese dagli abitanti del, del territorio, quelli che vivono con, eh, dentro questo tessuto di socialità con i viventi non umani. E quindi si spera un po' che questa questa idea di ecologia soggettivante abbia il potere di rigonfiare un po' le vele dei movimenti di emancipazione che se no non si vede bene come potrebbero riprendere, riprendere un po' di vivacità oggi a meno di sapere eh, acchiappare la questione ecologica in un modo eh, che parli anche agli, agli affetti, insomma, che in un modo proprio desirabile e eh, al, all'altro verso e anche... Per l'ecologia so, probabilmente la condizione per eh, poter sperare di portare vittorie un po' decisive è di riuscire a, a meschiarsi di questa maniera con le eh, lotte sociali. E questa quest ecologia qua al finale è, è scioglie per, fino alla distinzione tra lotte sociali e lotte ecologiche. Insomma sono lotte per abitare un mondo in comune tra umani e non umani. Forse... Mi fermo qua perché poi dopo la questione ovviamente è, è concretamente come facciamo, ma forse ne parliamo, ne parliamo più tardi. Grazie. Grazie. Eh, io adesso passerei la parola a Dario Padovan, dato che appunto magari ci può portare una testimonianza un po' più diretta focalizzata su quello che è successo a Torino sulle lotte per la difesa del verde e eh, chiediamo anche se questo superamento eh, se è intravisto questo superamento in queste lotte eh, la poniamo come domanda aperta se ci puoi fare un po' un focus generale puoi tentare di rispondere allora sì buonasera eh... La domanda è interessante, ma devo dire che qui ci sono i diretti interessati che poi dopo parleranno, che racconteranno loro quello che hanno fatto. Io invece magari non sono un testimone del presente, ma anche del passato. Anzi, come dire, vorrei partire dal passato perché adesso questo intervento, che mi è insomma, interessante, apre una serie di questioni. E credo che eh, meritano di essere affrontate. Allora, eh, vabbè, io sono anche un militante ecologista di vecchia data, oltre a occuparmi di questioni ecologiche. Nel, eh, alla fine degli anni 70 no, uscivamo da un periodo, insomma, che adesso qua non apriamo il dibattito su quegli anni, però inizia un processo interessante che mette insieme quelli che erano dire soggettività, ecco, chiamiamole così, soggettività che erano operanti o che non erano più, ecco erano ancora disposte a mobilitarsi, però individuarono dei terreni di pratica politica e antagoniste interessanti. Uno era la questione ambientale, soprattutto energetica, l'altra era la questione invece della, della militarizzazione. Vi dico quali sono le questioni. La grande battaglia sul nucleare che è stata iniziata agli inizi degli anni Ottanta sul piano nucleare e qua non sto a ricordarvi la quantità di manifestazioni e iniziative che abbiamo fatto a Caorso, qui a Trino-Vercellese, mi ricordo di una marcia che abbiamo fatto in 30.000 30 contro la centrale di Trino. Le manifestazioni a Montalto di Castro dove ci hanno sparato come la polizia perché stavamo bloccando i lavori della centrale di Montalto. Le iniziative che abbiamo fatto all'acceleratore sul Rubicone, insomma una miriade di iniziative, comprese poi le iniziative che facevamo anche contro le centrali a carbone, come quelle di Cerano, come quelle in Puglia, come quelle abbiamo fatto a Gioia, a Gioia Tauro, eccetera civita vecchia. Ora era un, un campo ecopolitico, mettiamolo così, estremamente variegato, interessante, ma dotato di capacità di mobilitazione. Poi abbiamo associato, e credo valga la pena ricordarlo, la mobilitazione contro i missili a Comiso. Credo che qualcuno di voi forse se ne ricorda. Io ero tra quelli che andò giù al campeggio a Comiso, dove eravamo un migliaio, mille e cinque, dove ci gonfiarono più volte come dire, perché bloccavamo i, i lavori della base. E dove poi si sviluppò quel movimento per la pace che iniziò contro l'invio uh, dei militari in Libano, semplicemente come forza di interposizione di fronte alla guerra civile che c'era in Libano all'epoca, si sviluppò un movimento che provando a bloccare l'invio e dunque l'intervento uh, diretto della, del nostro paese in un conflitto e contemporaneamente bloccare quella che era la costruzione della nuova base con missili nucleari, ovviamente puntati contro l'Unione Sovietica che c'era ancora, lì si è sviluppato un movimento che ha portato il 24 ottobre del 1981 un milione di persone in piazza Roma che gridavano fuori d'Italia dalla Nato. Ora, che cos'è che, cos è che vo, volevo dire? Poi senza, che cos'è che però mi, mi, mi ricordo di, rispetto a questa breve rassegna, come dire, no? di memoria, che il tema della, della natura, il tema della difesa degli ecosistemi, la questione della difesa anche della salute, è un tema che è stato e che ha continuato ad essere, con caratteristiche e forme differenti, un tema centrale delle mobilitazioni anche in questo Paese e non soltanto nei Paesi europei e in altri paesi in giro per il mondo. Ora, il fatto di trovarci qui ancora a discutere di resistenza, di mobilitazioni per difendere la natura, di mobilitazioni per la pace, di mobilitazioni per chiedere... Di fermare un genocidio che allora era solo in potenza, sebbene vi fossero appunto focolai e guerre, mi ricordo anche le mobilitazioni contro la guerra in Iraq scatenate dagli Stati Uniti. Credo, come dire, che sia diventato ormai, avrebbe dovuto diventare un filone, un campo di mobilitazione e di lotta fondamentale da un punto di vista politico. Credo però che sia venuta meno, ed è questa la problematica che ha sollevato. Nome Alessandro. Alessandro, scusami Alessandro. Che è il fatto di quale soggettività deve interpretare questa cosa. Ora, io sono di una vecchia generazione, come un po' anche dei presenti, però ci sono anche nuove generazioni, che è importante. Credo che però dobbiamo riunire queste memorie storiche, che non sono solamente memorie di mobilitazione, di lotte, di, 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 di metodi, di opposizione, eccetera, ma anche di un discorso. Cioè appunto, adesso i discorsi e le, come dire, anche le, le visioni politiche sono chiamate narrazioni. Narrazioni però hanno diluito come la potenza del discorso invece polemico di quali dobbiamo essere portatori. Narrare, no? Come dire a volte è importante, però come dire, non ha l'impatto di un discorso critico che noi dovremmo sviluppare. Ed è questo forse a volte che ci manca. Credo che dovremmo recuperare quella che è, che è stata quell'esperienza, quella che è stato il solidificarsi anche su teorie politiche, il fatto anche di rielaborare quello che era stato fatto all'epoca. Io, adesso, qui si potrebbe anche ripensare a una, a una genealogia storica dell'ambientalismo italiano, come era implicato nelle mobilitazioni, ma come anche purtroppo. Ci sia stato un quadro politico, ecco chiamiamolo così, di critica che non è riuscito ad afferrare e a consolidare, inglobare il discorso della critica ecologica all'interno del processo di mobilitazione. Il che purtroppo per certi versi ha anche comportato una riduzione di capacità di agire. Sto pensando al sindacato, che non è mai stato in grado in maniera sistematica e matura di inserire all'interno del proprio processo sia organizzativo che di mobilitazione che di discorso il tema ambientale e l'ha sempre visto in contrapposizione al tema del lavoro, ha sempre contrapposto il tema della salute o della qualità della vita al tema del salario. E questo purtroppo è una conseguenza, sebbene noi possiamo ricordare che anche nel vecchio partito comunista c'erano iniziate sempre a metà degli anni 70 anche un dibattito sul tema dell'ambiente, dell dell'ecologia, come questo poteva entrare anche nel processo, anche nella formazione di una società socialista. Guardate bene, cioè, eh, all'epoca. C'era un po' di questa consapevolezza che poi è stata abbandonata del tempo, soprattutto per abbracciare quelli che sono invece paradigmi di natura, adesso si chiameremo neoliberista, visioni economiche piegate sulla peggiore strategia di produzione di profitto, identificazione di soggetti unici che, rappresentati semplicemente da imprese, aziende. E soggetti imprenditoriali che si devono piegare alla logica del mercato, cioè tutto ciò che in qualche modo come società avevamo sviluppato come corpi intermedi, come dimensioni di cooperazione, di collaborazione, di capacità di partecipazione, l'abbiamo dispersa al vento 50 anni di questa esperienza proprio nel nome del mercato di una società che come stiamo vedendo, che se all'inizio apparentemente sembrava in grado di rispondere ai bisogni, oggi stiamo invece notando come stia esaurendo non soltanto la natura ma con essa anche la natura umana. Ora, Credo che questa come dire, sia veramente una genealogia che dobbiamo fare e che il pensiero ecologico, soprattutto quello radicale, non quello che poi si è piegato alle soluzioni tecnologiche facili, all'ideologia tecnocratica come oggi si rappresenta, ma che invece oggi si tratti di riprendere proprio le basi e le radici del vecchio pensiero ecologico che si è sviluppato a partire dagli anni 70. Io qui ho, ho alcuni esempi, ma anche dei nostri. Dario Pacino che scriveva già all'epoca contro il nucleare, avevamo eh, so, l'ecologia sociale di Mare Bookchin che qualcuno di voi si ricorda, iniziata a formarsi attorno agli anni 70, cioè visioni radicali di cambiamento sociale legato a quella che è la contraddizione ambientale. Perché quella che oggi stiamo perdendo è una grande come dire, opportunità che è la crisi ecologica ci ha messo a disposizione una finestra di cambiamento, non della natura, ma della società. Questo è il grande come dire, messaggio che ci viene dal vecchio ambientalismo e pensiero ecologico. L'idea che le contraddizioni sociali sono immediatamente, scusatemi, le contraddizioni con la natura con la ecologica sono anche immediatamente contraddizioni sociali e che le dobbiamo prendere, come dire, Ora, il problema di ragionare su un dualismo dell'uno e dell'altro, sulle loro connessioni, è complicato perché il problema che pone Alessandro è molto serio capire come riprendere una visione anche no, di una società non gerarchica a partire da una riflessione sulla natura. Questa come dire, è una sfida importante che non è solamente teorica ma è che è soprattutto pratica. Dimostrare che la lotta ambientale è in grado anche di migliorare le relazioni sociali. Grazie, mi fermo qua. Grazie Dario. Io vorrei eh, rilanciare eh, quello che si è detto un po' in introduzione, ovvero tentare di tenere in questo scambio un ulteriore grado di complessità eh, parlando anche della questione agricola. In questi ultimi mesi, abbiamo visto come in Italia, ma in tutta Europa, eh, una delle lotte che ha coinvolto di fatto un maggior numero di, di persone è stata la protesta dei trattori, che ha visto coinvolti tantissimi agricoltori eh, anche qui in Piemonte, eh, che aveva. Tra i temi al centro delle proteste anche eh, quello della transizione ecologica, chiaramente da una prospettiva ancora diversa, perché sicuramente eh, la critica è quella legata a una transizione imposta dall'alto, una transizione che chiede di convivere con eh, un capitale eh, che si fa eh, sempre più diciamo strada da, dall'esterno che si fa competizione, che si fa soffocamento per chi eh, produce in aziende anche medio-grandi eh, qui in Italia. Quindi volevamo provare ad introdurre anche il tema agricolo in questo, in questo discorso. Come eh, provo a riprendere qualche punto da, dall'ultimo intervento. Cioè chiedendoci in primo luogo come possiamo eh, provare a unire nel discorso critico a una transizione ecologica pensata dall'alto, una transizione che spesso non prende in considerazione i bisogni dei territori, una transizione che è spesso una semplice appunto laccata di, di green. Eh, come tenere insieme, riprendendo sempre l'intervento di Dario, il tema del lavoro e il tema ambientale, il tema della qualità della vita, del, della, del territorio, con quello che è però anche eh, una sopravvivenza economica e lavorativa di aziende sempre più soffocate. E come forse anche noi dialogare come movimenti con realtà che di fatto sono lotte ma sono lotte che eh, si pensano inserite nel mercato, che continuano diciamo, a rimanere in un'ottica di economia di mercato e ad avere una serie di eh, contraddizioni interne con cui però forse eh, diventa sempre più fondamentale interfacciarci. Quindi mh, introduco mh, diciamo, una domanda a Francesca che poi prenderà la, la direzione che preferisce, eh, che è questa. Come, partendo un po' dai temi delle proteste dei trattori, possiamo eh, analizzare la loro critica alla transizione ecologica come pensata dalle istituzioni europee? Cioè, come forse tornando anche ai temi introdotti precedentemente, questa divisione tra ecologia e agricoltura è anche parte di queste stesse politiche pensate per sostenere l'agricoltura oggi come eh, la PAC ha effettivamente, quindi la politica agricola eh, comunitaria ha degli impatti sulle eh, disuguaglianze sul territorio, ma anche come i costi di questa transizione cadano anche sempre più su, eh, sulle campagne, su agricoltori che, al contempo, a cui al contempo viene chiesto di produrre eh, sempre di più. Allora, Buonasera a tutti, innanzitutto insomma, grazie per l'ospitalità e l'invito e lo spazio di parlare di, di agricoltura che diciamo, non sempre ha uno spazio voce in dibattiti collettivi, soprattutto in aree urbane, quindi è bene che se ne parli anche perché poi le aree urbane diventano un po' quei eh, segmenti di consumo eh, controparte della, della filiera che vanno in un certo qual senso a contro, controbilanciare, sebbene non se ne abbia un potere, un potere totale, alcune eh, divergenze, alcune criticità che le filiere attuali stanno vivendo. Uh, allora, sono stata invitata qui con uh, la richiesta di focalizzare un attimo quelle che sono delle responsabilità o delle corresponsabilità della promozione della nuova PAC, la PAC 23-27, eh, rispetto alla presenza degli agricoltori in piazza, nelle strade, nei presidi, eh, fino a poco tempo fa, fino a febbraio, insomma c'era un presidio importante qua alle porte di Torino, a Rivoli, all'Interporto, sicuramente ne potete vedere alcune foto all'ingresso, per uh, cercare di portare la voce degli agricoltori davanti all'opinione pubblica, davanti all'attenzione del, uh, delle istituzioni, non solo nazionali ma anche internazionali, in virtù anche di una crisi della rappresentanza. Si diceva prima di un sindacato che non si, non si faceva portavoce di istanze eh, in una prospettiva ecologica, ma molto spesso il sindacato non si è fatto eh, portavoce di istanze anche in una prospettiva di una crisi socio-economica, non solo ecologica. Quindi in Italia eh, con, questa, con questa mobilitazione ma non solo in Italia, anche in maniera più ampia a livello europeo e internazionale. A marzo, in contemporanea alle nostre lotte, c'era una lotta in India che rappresenta una delle lotte, una movimentazione del, eh, dei contadini nel sud del mondo tra le più importanti in, in epoca contemporanea. Appunto. Uh, fanno notare una crisi della rappresentanza formalizzata. Eh, in Italia è una rappresentanza che, che vacilla soprattutto rispetto alla presenza di, di col diretti nel connettere il substrato agrario a una, uh, a una governance europea e quindi di farsi portavoce di, uh, anche um, di criticità. Socio-economiche che l'agricoltura oggi sta, sta attraversando. Cerco di prendere un po' il discorso alla larga perché focalizzare l'attenzione eccessivamente su quella che è la politica agricola comune e vedere un accordo o disaccordo degli agricoltori rispetto a politiche per uh, una transizione ecologica non ci aiuta in maniera così focalizzata a uh, definire cause con cause uh, dell'attuale crisi dell'agricoltura, del perché l'agricoltura oggi sia in una situazione di uh, difficoltà. Uh, di difficoltà che è una, una difficoltà di sopravvivenza vera e propria per molte famiglie. In Europa abbiamo un'agricoltura che è per lo più un'agricoltura di piccola scala, abbiamo una dimensione media aziendale che è di 17 ettari, però di questa, nel totale solo il 18% delle aziende europee si avvicina a questa, a questa cifra, quindi siamo al di sotto dei 17 ettari. Per la maggior parte, oltre il 60%, le aziende sono piccole aziende eh, al di sotto dei 5 ettari, quindi stiamo parlando veramente di piccole aziende non di grosse produzioni, uh, solitamente quando si pensa all'agroindustria si pensa a, a multinazionali, a aziende di, di grandi dimensioni, ma in realtà siamo tutti dentro, siamo tutti coinvolti da... Da, 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 da questo stile di produzione, da questo modello di produzione che ha le radici non eh, in, una, in, un modello, in un modello attuale ma in tempi, in tempi passati, nella, nella diffusione di una cosiddetta rivoluzione verde, nel cercare di spingere le produzioni verso standardizzazioni eh, di, di, di larga scala, con produzioni replicabili indipendentemente dal contesto a, a livello globale, che hanno portato produttori a essere collocati in filiere, uh, in filiere lunghe dove non hanno più un potere, non hanno più uno spazio voce di definizione del prezzo. Quindi arrivano ad essere semplicemente percettori di prezzi gestiti, gestiti da altri. Uh, una delle pratiche, per esempio soprattutto nel, nel caso italiano che ha fatto notizia nella gestione di, di questi sistemi iniqui di gestione dei prezzi, è stata la pratica dell'asta dell a doppio ribasso, l'asta delle cosiddette um, sì, aste con un doppio, un doppio giro, per così dire, dove abbiamo dei grossi buyer, quindi grossi catene di discount, primo fra tutti fece notizia il caso di Eurospin. Che ehm, eh, si riferiscono a un gruppo di eh, fornitori che devono definire un prezzo di base d'asta. Eh, devono quindi definire un prezzo di una partita di prodotti agricoli sulla base di quelli che sono stati i loro costi di produzione e vedere di avere un certo margine di guadagno, un certo margine di ricavo. Eh, attraverso la definizione di, per, di prezzi minimi da parte delle, delle aziende ven, eh, venditrici si arriva all'individuazione di un prezzo minimo. Da questo prezzo D'asta si riparte con l'asta al doppio ribasso nella quale vince l'azienda che riesce a definire ancora un progetto nettamente, nettamente inferiore. Questo sistema qui è un sistema che, nonostante l'iniquità, fino a uh, poco tempo fa bisognava accettare per stare nella, nel circolo delle grandi, delle grandi aziende. Uh, o se no si veniva lasciati fuori dal mercato e non si riusciva quindi a collocare il proprio prodotto sul, uh, su, sui, sui canali commerciali. È stata praticata fino al 2021, quindi solo fino a pochi anni fa. Uh, nonostante ci fosse una direttiva europea che uh, cercava di uh, limitare, di portare un'eliminazione un negli, stati, negli Stati membri di queste pratiche, l'Italia l'ha recepita con parecchio ritardo e oltretutto con uno stallo non indifferente nel passaggio del disegno di legge tra, tra la Camera e il Senato. Quindi, nonostante ci fosse effettivamente un disegno macro uh, che uh, minava quel tipo di, 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 di conflittualità e di criticità. Uh, si, è, si è tardato e perché, uh, perché queste, queste pratiche rappresentano un sistema strutturale di funzionamento del nostro, del nostro sistema. Cosa succede quando uh, si, si arriva a un gioco di... Um, uh, Definizione del prezzo a ribasso, che poi è quello un po' che determina il funzionamento delle, delle filiere globali oggi. O si chiude, eh, le, i dati dell'Eurostat, i dati dell'Unione Europea eh, sono abbastanza drammatici. Dal 2005 al 2010 in Europa ha chiuso il 34% delle aziende, quindi eh, un numero non indifferente. C'è da dire che le aziende chiudono perché eh, un fattore cruciale è la senilizzazione del settore agricolo. Quindi ci sono eh, gli imprenditori che invecchiano, un invecchiamento forte del settore con, una, eh, con un 70% dei conduttori di azienda che oggi sono over 50%, quindi c'è un mancato ricambio generazionale. E, eh, gli agricoltori non trovano nella famiglia o fuori dalla famiglia una persona che si faccia carico di prendere in mano appunto l'azienda. D'altra parte ci sono tutti questi sistemi di gestione iniqua della filiera che portano a una pressione economica eh, notevole sulla dimensione aziendale, quindi a un'incapacità dell'azienda di, di far fronte a costi, a costi di produzione notevole. Ovviamente sono fattori concatenati perché il settore diventa sempre meno attrattivo e, e le nuove generazioni non, non si riversano in quel settore perché viene definito non sicuro, non stabile, altamente, altamente volatile. Quindi siamo davanti a una crisi globale dell'agricoltura che non è propria solo dell'Unione Europea ma di contesti, di contesti internazionali perché ci troviamo davanti ai cosiddetti imperi del cibo, ai regimi corporativi del cibo dove grandi, grandi attori eh, riescono a controllare, a controllare i sistemi di filiera. E, come si arriva quindi poi alla PAC a cercare di, di individuare delle responsabilità eh, della PAC in questo contesto di creazione di conflittualità e divergenze tra agricoltori è che eh, il costo di transizione a pratiche più ecologiche si somma a un insieme di criticità e costi già in atto. Quindi se si fosse in una um, situazione ottimale di funzionamento delle aziende... Eh, non, non caricate da un fardello economico come appunto lo, lo, lo scambio di filiera governato da, da grossi compratori o dal prezzo delle materie prime in aumento, eh, sicuramente non, non saremo neanche di fronte a una criticità nel dover affrontare ulteriori costi della transizione ecologica. Quindi è un sommarsi di fattori e di concause che portano poi eh, effettivamente gli agricoltori a, a, a recepire quelle misure come delle, delle misure imposte eh, in una condizione in cui c'è stata prima una pressione all'industrializzazione dell'agricoltura e poi in una sorta di ricatto del non c'è più tempo, di un ambientalismo di, di rimedio e di recupero di situazioni pregresse si devono sobbarcare i costi della transizione. Quindi questo è un po' la concatenazione di concausi. Grazie Francesca. Sempre in tema mh, agricoltura, o comunque tentando di legare ora i piani appunto tra eh, lotte che stanno prendendo forma in Francia, ma anche qui, qui in Italia, più di stampo ecologista con queste eh, lotte agricole. Volevo ripassare la parola mh, eh, a Pignocchi riguardo eh, un po' agli esempi francesi dove si riesce a eh, mettere insieme eh, questo tipo di lotte. Cioè fino a che punto, innanzitutto tornando al, al, all'introduzione che facevi, eh, se è presente in questa possibile alleanza, in questa tendenza verso un'alleanza, quel superamento. Eh, tra visione, della visione dicotomica tra, tra natura e cultura, se quello è stato effettivamente già, diciamo, nelle pratiche un terreno di, di incontro. E a prescindere da questo specifico terreno di incontro, ti chiederei quali sono stati, parlavamo prima dell'esempio di Notre Dame des Londres, se vuoi dirci qualcosa in più su quel caso specifico dove c'è stata di fatto un'alleanza. Eh, fino alla vittoria tra eh, agricoltura e, ed ecologismo, eh, chiaramente in un territorio ben definito, quindi anche con, con delle questioni territoriali specifiche. Eh, forse, mh, mi accennavi ieri, non si sta dando questa stessa possibilità di alleanza oggi eh, riguardo a queste ultime lotte dei trattori in Francia, ti chiederei insomma in caso perché e eh, insomma di, di provare a, a spiegarci se e quando per il momento eh, questa alleanza si è data. Eh, grazie, ma magari prima di rispondere sul caso francese eh, voglio dire qualcosa di molto generale che forse è un po' ovvio ma lo dico lo stesso, è che, a che punto l'agricoltura industriale è... Proprio essenziale nel sistema di dominazione che conosciamo, perché è proprio lei che regge tutto sulle sue spalle. Perché un, eh, diciamo il capitalismo per esistere ha ovviamente bisogno di un mercato, del lavoro, ma soprattutto bisogno di un proletariato abbondante e obbediente per eh, nutrire il mercato del lavoro. E un proletariato si crea: la, la prima, il primo mezzo per creare un proletariato è di distruggere i, i, le possibilità di subsistenza. Sussistenza delle popolazioni, con metodi che sono, si sono riprodotte all'identica nei, 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 nei paesi colonizzati, e da noi è proprio la, la prima mossa è di distruggere l'agricoltura di sussistenza. E un, un, una popolazione che non ha più i mezzi, che è dipendente del mercato per nutrirsi, è una popolazione che è più rentabile per il capitale, ma anche più controllabile, diciamo, del fatto di questa dipendenza stessa. Quindi eh, per le classi dominanti e possedenti. Eh, una popolazione che, un mondo con un numero minimo di agricoltori e tutto il resto della popolazione eh, depossessa dei suoi mezzi di suddistanza, è proprio il mondo sognato per i dirigenti, insomma, che eh, accomplisce il desiderio di controllo dello Stato e il desiderio di rentabilità del capitale. Quindi non solo non faranno niente per lottare contro la, il calo del numero degli agricoltori, ma proprio lotteranno per andare in questa, in questa direzione e ci riescono abbastanza bene. E, e quindi la prima mossa per, eh, anticapitalista diciamo, per lottare contro questo è di ricostruire delle forze materiali di autonomia e, in prima posizione, alimentare, e riprendere in mano la possibilità di, di nutrirsi fuori del mercato. E i, I movimenti e le lotte, diciamo in Francia almeno, ma nel mondo, che hanno proprio centrato i lo, loro sforzi su questa questione di ri, ricostruire dei. Dei, per vari, vari mezzi, per tut, tutta una famiglia di, di metodi, la, la forma di autonomia alimentare, hanno diciamo, dimostrato che a, attorno al cibo proprio si creano degli affetti, delle emozioni molto forti e che, che permette degli incontri tra, tra dei gruppi sociali che se no non si parlerebbero proprio. E la maniera in cui, beh, per esempio, sulla ZAD di Notre Dame de Londres al momento dei Gilets jaunes... Eh, i militanti ecologici sono andati a fare a da mangiare sui, sui blocus eh, o eh, durante i scioperi. Questa cosa proprio ha permesso delle, delle, degli incontri, delle amicizie tra eh, contadini, eh, sindicati di lavoratori e eh, movimenti ecologici che proprio se no non si sarebbero incontrati, proprio il, il, il cibo ha, fatto, ha creato questa cosa. E' divertente che sui i, i blocchi in Francia degli agricoltori dove sono stato c'era sempre un grande tavolo pieno di cibo ma solamente cibo industriale. E proprio era, era ovvio che ci, insomma, ci dicevamo questo movimento diventerà rivoluzionario quando su questa tavola ci saranno prodotti eh, dalle cose prodotte e cucinate dalla gente che sta qua e da tutta la gente che le, le sopporta e le sostiene. E c'è un... E quindi prendendo questa questione sul serio c'è un'iniziativa che è ancora molto giovane, c'è un multiforma in Francia che si chiama la eh, sicurezza sociale dell'alimentazione e che l'idea è di ispirarsi delle le prime casse di sicurezza sociale che sono messe, state, messe, state create all'uscita all della guerra nel 1946. E che all'origine erano casse proprio completamente autogestite dai lavoratori. No? Nel 1947 già queste casse eh, gestivano l'equivalente del budget dello Stato, ma in modo totalmente autogestito. E, e durante il, 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 a partire dagli anni 60-70, lo Stato ha cominciato a rimettere la mano sopra queste casse, ma all'inizio proprio era autogestito e l'idea di cercare di creare casse dello stesso tipo. Eh, Sull'alimentazione, che, che quindi che possono essere alimentati da molte vie diverse e che sono soldi, insomma, moneta marcata, che, co che come quella della sicurezza sociale può essere spesa solo nella salute, in quel caso è solo per l'alimentazione e eh, nelle strutture che sono state convenzionate collettivamente, si decide collettivamente quale, in che posti si può spendere questi soldi delle casse di sicurezza sociale e alimentare e quindi possono per esempio eh, convenzionare dei, delle installazioni eh, contadine in lotta, eh, in, in situazione di occupazione territoriale eccetera e quindi questa, questo dispositivo che può venire da diverse parti, può da, da, ci sono iniziative nei, dei sindichi, anche in città grande come Grenoble ci sono iniziative completamente militanti e autogestite, insomma e, e proprio è l'incrocio di, eh, di mondi molto, molto diversi e fa la, fa la, la collegazione tra la, la, la questione ovviamente dell'alimentazione popolare, dell'autonomia alimentare, della possibilità di nutrirsi fuori del mercato, ma anche ovviamente del salario agricolo, perché permette di... di, 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 di eh, addrizzare questa questione in modo proprio molto diretto. E, e sì, per rispondere su questa idea dell'ecologia soggettivante come si connetta col mondo agricolo, eh, per ora è proprio super minoritario. Ci sono dei movimenti organizzati di contadini che prendono come rivendicazione principale questo fatto di non essere in un, nel rapporto moderno di controllo, di, di cercare di sostituirsi alle forze naturali. Via il controllo tecnologico, che è proprio il motore del, del, di quello che è stato chiamato progresso dalla modernità, ma di sviluppare un rapporto di eh, cura, di fare con, fare con le forze vive e considerare i non umani del territorio come del, degli aliati, dei colleghi più o meno, e eh, non come degli, degli oggetti che bisogna controllare. Ma Insomma, la mitologia di, uh, di nutrire il mondo grazie alla potenza tecnologica e al controllo delle forze naturali è, è entrata talmente forte nelle, nelle soggettività collettive che per ora è, è, è proprio molto, eh, molto minoritario questo movimento. Il, in effetti, il territorio dove ha preso la, la forma più entusiasmante è sulla ZAD di Notre Dame de Londres, dove per forza ci sono state alleanze tra agricoltori e militanti. Anarchici e ecologici, e ha, ha funzionato benissimo adesso. Sulle, su questo territorio, l'idea che l'agricoltura deve essere pensata come una, una cura al, e un'allianza un eh, diplomatica con i, gli altri coabitanti non umani del territorio è diventata eh, l'idea centrale, ovviamente. Grazie a tutti e tutte. tutte. Eh, l'intento del dibattito di oggi eh, non è quello di rimanere su una posizione più accademica, su una discussione più accademico-teorica, ma eh, appunto di aprire a una discussione collettiva. Quindi, abbiamo invitato eh, appunto, alcuni componenti dei Comitati per la difesa del verde, sia di Torino, ma non solo. Quindi, io aprirei la discussione con alcuni interventi che ci portino proprio un po' nel vivo della questione e diano anche una concretezza a quello che abbiamo detto più su eh, dei livelli teorici oggi e quindi inviterei tra i primi a, a parlare Pietro che ci può testimoniare un po' quello che è successo a Bologna, al parco Don Bosco e eh, che sicuramente ci può dare anche nuova energia, nuova linfa per tutte quelle lotte che stiamo seguendo oggi a Torino. Quindi, eh, gli chiederei appunto se vuole un po' dirci cosa è successo, darci aggiornamenti e anche un po' di storia di quello che è stato. Eh, sì, grazie mille. E magari eh, parto da una panoramica un po' generale che penso che molti di voi non sappiano, appunto, di cosa vado a parlare. E, eh, diciamo. Ehm, a Bologna c'è eh, una grande mancanza di spazi verdi, c'è un grande inquinamento, come vabbè, un po' in tutta la pianura padana, e in particolare il nord della città è eh, specificatamente molto inquinato. Eh, da delle statistiche viene fuori che le persone che abitano nei quartieri a nord muoiono tre anni prima in media rispetto a quelle a sud per l'inquinamento intenso, questo si intensifica diciamo, per la vicinanza con l'autostrada che con questa idea del passante di nuova generazione vogliono ampliare fino a 18 corsie e appunto nel quartiere San Donato che è uno di questi quartieri a nord della città estremamente cementificato, estremamente inquinato con questi giganteschi grattacieli della regione di fianco c'è cioè questo piccolo parco che è il Parco Don Bosco, in cui ehm, sono situate le scuole Besta. Sono state costruite eh, negli anni Ottanta, anche diciamo, con un'idea pedagogica e, mh, e di un tipo di edilizia diverso, pensato per il tempo pieno e, e anche con delle soluzioni innovative, con aule più grandi, eh, immerso nel verde, eccetera. E ora... Ehm, il comune, tra i vari piani di cantierizzazione e cementificazione della città, per sfruttare queste cose dei soldi del PNR e simili, ha, ha deciso di ehm, radere al suolo gli alberi di metà di questo parco per costruirci una scuola nuova e poi buttare giù eh, la scuola vecchia che per... Molti per, eh, si è stimato per circa 3-4 milioni potrebbe essere eh, ristrutturata e resa con i, 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 il, eh, gli standard energetici richiesti, e invece scelgono di eh, spe spendere 18-19 milioni per costruire una nuova scuola e radere al suolo quella vecchia. Questo polmone verde in questo quartiere è estremamente importante appunto per le ragioni che dicevo prima, e quindi eh, a settembre. Eh, lo scorso settembre si è, si è costituito un comitato in difesa di questo parco e diciamo nei mesi il comitato è cresciuto appunto anche io ad esempio non, sono, non, non ero originariamente dentro però vivendo in questo quartiere ho sentito questa necessità e, e ho iniziato a incontrarmi con le altre persone il comitato è cresciuto fino a che eh, a gennaio quando ehm, eh, il comune ha cercato per la prima volta di iniziare i lavori sono state sono, sono diciamo, cadute le recinzioni e si è, eh, si è rientrati nel parco. Da lì ehm, c'è stato un proliferare sia di ehm, installazioni come casette sugli alberi che sarebbero stati ehm, abbattuti, ma anche diciamo, di creazione di comunità. Infatti, è stato molto bello eh, diciamo, un incontro di generazioni molto diverse con anche tutti. I, i racconti, gli scambi che questo, che questo permette e infatti tra di noi c'è veramente una, una rappresentanza anche come dire, generazionale completa da, da, dai bambini ai pensionati e la creazione appunto attraverso anche la, la condivisione quotidiana del parco, dei pasti, delle attività ehm, nel, nel parco di una comunità e, mh, e di relazioni molto forti. E questo ha permesso ehm, il fatto che la settimana scorsa, quando un'operazione di polizia molto dura è venuta per sgombrare il presidio, eh, ricantierizzare il parco e tagliare gli alberi, che eh, appunto nonostante una, una violenza poliziesca molto forte, non so se sono arrivati anche qui i video, comunque di cioè, letteralmente anziani menati davanti ai bambini della scuola che, che guardavano. Eh, di rientrare nella parte che avevano ricantierizzato e impedire il taglio della maggior parte degli alberi. E quindi su 40 di questi grandi alberi che volevano tagliare sono riusciti a tagliarne solo 6. E ad ora il, um, il presidio continua e eh, il sindaco, anche in maniera direi un po' ipocrita, è stato costretto a, intavolare, a, a fare un tavolo con i membri del, 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 del comitato che tra l'altro loro chiedevano da mesi un confronto anche sui termini tecnici diciamo, di questa cosa e solo appunto dopo un, un evento del genere eh, questo è iniziato, appunto adesso vedremo come proseguirà, però intanto... Eh, cioè secondo me è molto bello quello che è successo e crea anche un precedente di possibilità di questa cosa e anche di, ehm, come dire, mh, di possibilità di gestione diversa di queste situazioni. E, e in questo anche vorrei ri ricollegarmi un po' a quello che, che, che diceva Alessandro, che secondo me ci sono proprio due visioni del mondo radicalmente diverse che, che, che animano ad esempio le persone del Comitato e i progetti del Comune. Cioè ad esempio il Comune non vede perché ehm, le persone sono così attaccate a quegli alberi e dice noi col progetto nuovo dopo aver buttato giù la scuola ripianteremo degli altri alberelli lì. E, però intanto è una maniera di... di, di di vedere il mondo completamente appunto, oggettificante e senza appunto nessun tipo di, di, di empatia, di connessione, di relazione. E questo poi porta a delle, delle problematiche sia a livello ecologico, sia a livello di salute, sia a livello di, di fruibilità dello spazio, perché chiaramente degli alberi di 60 anni, non sono come degli alberi di, di 5-10 anni a livello di eh, funzione ecosistemica, di eh, ombre che fanno l'estate e, 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 e di eh, anche casa che creano per un ecosistema, infatti è stato molto bello che appunto eh, tra di noi c'era ad esempio una persona che faceva birdwatching, abbiamo scoperto quante specie di uccelli eh, vivevano nel parco, addirittura una cosa incredibile che c'erano da questi giganteschi palazzi della regione dei falchi pellegrini che cacciavano nel parco, una cosa che io mai mi sarei immaginato in un, in un parchetto urbano e non lo so, anche appunto entrare in contatto con queste altre forme di vita e forse sì fare una, una comunità più che umana è quello che poi ha dato anche la forza di reagire in modo così deciso appunto alla violenza. Eh, questo. Grazie. 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 Beh, eh, questo discorso penso ci risuoni abbastanza, ma farei intervenire proprio a proposito Roberto di... Eh, del comitato salviamo gli alberi di Corso Belgio. Così. Pietro ha raccontato qualcosa che era successo da noi po un, po un pochino prima, credo che loro anche sapessero no, di Corso Belgio, e almeno ho letto da qualche parte, tra l'altro loro hanno la fortuna di avere qualcuno che scrive molto bene e, e questo è molto importante. Per eh, diffondere quello che succede, eh, la, quella, la narrazione che viene usata in modo strumentale e ipocrita, è, è il, è il, è il controllo dei mezzi di informazione, eh, almeno per noi che per quelli di noi che seguono Wu Ming, Jiap e questi centri di cultura, eh, è stato molto bello vedere la descrizione di, tutte le, di, di, di questo finale inaspettato e, e che noi un pochino in Corso Belgio, eh, almeno io, ho invidiato e ho pensato, loro sono riusciti perché presidiavano il parco, c'era un perimetro, insomma, c'era un oggetto. La differenza con Corso Belgio è dove ci sono stati, ahimè, due interventi violentemente polizieschi. Eh, era che il corso è lungo due chilometri e presidiarlo è un po' impossibile e l'alberata è distribuita su questi due chilometri. Noi sapevamo eh, che a un certo punto, sto partendo dal fondo, sto partendo da questo febbraio dove ci sono stati appunto due, due interventi spaventosamente violenti. Eh, All'inizio, noi siamo riusciti ehm, nel giugno dello scorso anno. Mettendoci, eh, interponendo i nostri corpi in mezzo alla strada perché non c'era altro sistema. Che cosa succede in questo Belgio? Eh, forse annoierò la maggior parte che conoscono la storia, però qualcuno, qualcuno non lo sa: eh, si è voluto eh, sperimentare fare l'esperimento dell'abbattimento del tabù del rifacimento delle alberate, eh, che appunto detto così è qualcosa che fa accapponare la pelle, cioè. In, esattamente in controtendenza con quello che viene raccontato: che bisogna fare, piantare alberi, conservare, avere cura. E, ebbene, un, dal cassetto, grazie alla sollecitazione dei, dei soldi PNRR, e va detto questo con la giunta precedente, quindi inter, soldi intercettati nel 21 con una delibera della eh, giunta precedente 5 Stelle. Eh, si era decretata la, la fine di un'alberata perché bis, bisognava rifarli. È come cambiare la cucina, no? Dice, mi è venuta noia, eh, cambiamo colore alla cucina. E questo è, è una cosa che, che è venuto fuori non a caso, eh, all'ultimo momento, e, e quindi è venuta meno la partecipazione e l'informazione dei cittadini, che è dovuta T tutte cose scritte nei regolamenti a proposito di quello che si racconta e di quello che si fa. Nel regolamento del Verde di Torino c'è scritto che questi interventi devono essere annunciati diffusamente, per tempo e ripetutamente. Eh, in realtà questa, questa delibera è stata sei mesi nel cassetto e poi è stata timidamente mh, raccontata in un, un di, una circoscrizione, quindi per pochi intimi, eh, per mesi, tant'è che non si poteva ricorrere al TAR come invece hanno fatto gli amici di Bologna. E dove è andata male, perché da un lato è stato anche un vantaggio non poter ricorrere al TAR, al TAR si ricorre sulle delibere dopo 60 giorni. Noi invece eh, siamo stati costretti a fare una cosa nuova, cioè a ricorrere al giudice ordinario, eh, nel senso che abbiamo detto no, le delibere vanno bene perché tanto voi vi mettete d'accordo e le fate, però noi riteniamo, e questo è sotto gli occhi di tutti, che togliere degli alberi sani per metterne altri più piccoli, quello che sta succedendo dappertutto, diceva Pietro, ripiantare alberelli, è esattamente questo. Eh, questa operazione lede la salute dei cittadini ed è questo, è stato il perno del, del ricorso, che già, non ci aspetta, cioè già il primo scoglio era che venisse accettata la giurisdizione, perché è la prima volta, mi risulta, eh, che grazie alla nostra giovane avvocata che si occupa, è militante in vari movimenti qui della città, è molto coraggiosa, molto abile, eh, grandi capacità, eh, sorprendentemente il giudice ha accettato la giurisdizione perché la, la, prima, la prima difesa del comune è stata... Questa non è, non è la giurisdizione giusta. Questo non è un problema di salute, è un problema di ordinaria amministrazione. Il comune fa sintesi, è ovvio che c'è qualcuno scontento quando ci sono dei progetti, ma noi non possiamo ascoltare tutti, dobbiamo appunto, cioè ascoltiamo tutti e poi decidiamo, facciamo noi ora, anche questa era una balla perché nessuno era stato ascoltato. L'unico incontro che c'era stato tre giorni prima del taglio era avvenuto in una forma almeno all'inizio dove non si potevano fare domande a voce ma solo scritte e quindi non era, non era un incontro, era un, un, un tour di promozione del progetto, cioè veniamo a spiegarvi che cosa faremo. E questo dà il senso di un'arroganza veramente che ha, è arrivata a dei livelli intollerabili. Eh, non a caso è stato facile in pochi mesi raccogliere 12-13 mila firme. Alla semplice domanda siamo contrari, eh, alla semplice affermazione siamo contrari al taglio indiscriminato degli alberi, perché, perché eh, per giustificare questa cosa, siccome non era giustificabile, sono state usate varie formule. S -s -s Sostanzialmente l'albero è invecchiato, è a fine vita l'alberata. Ora pensate ai 240 alberi su due chilometri che non hanno tutti la stessa età perché hanno alcuni 70 anni, altri ne hanno eh, una cinquantina, altri 30 perché sono state delle piantumazioni successive. Quindi tutta una serie di bugie che denunciavano la loro inconsistenza anche perché cambiavano fine vita, malati, qui e là. Poi c'è questo strumento tremendo che si chiama... Uh, VTA, eh, dico tremendo perché può essere usato in modo eh, distruttivo come è, è accaduto adesso a febbraio, la VTA è la Visual Tree Assessment, cioè lo stato di salute dell'albero e questo sistema eh, è, è un sistema che, che valuta... Eh, prima visivamente, poi se necessario con strumenti, ma diventa più caro, e quindi si, si valuta visivamente i, i difetti della pianta. È stato come dire, pensato proprio per le amministrazioni che hanno il problema eh, di gestire il pericolo. Attenzione, pericolo, paura, questi sono, sono, sono concetti chiave, perché sono quelli che eh, permettono anche di ottenere consenso. Il problema del consenso è che, è che ormai la popolazione essendo anziana o comunque da un lato dei quartieri, le città e, e, e soprattutto eh, non essendoci altra forma di informazione che, che, che i giornali che sono almeno no, generalmente sono piegati a, a essere come dire, delle, dei, degli uffici stampa del comune, e il problema è anche ottenere il consenso e, e, e spiegare alle persone questa, I numeri, no? sapete che c'è eh, le statistiche, i numeri possono essere, eh, nonostante abbiano, cioè, ci siano dei numeri, si possono interpretare in modo molto diverso. Per esempio, voi sapete che di morti per, per eh, cadute di alberi o di rami in Italia ce ne sono circa 6 all'anno, di cui alcuni se ne sono andati a cercare perché sono andati nel bosco a fare delle cose strane. Eh, mentre i morti per inquinamento sono 70.000, cioè mor le morti precoci per inquinamento sono 70.000, i morti sul lavoro sono 3 al giorno, quindi un migliaio all'anno e, e per gli incidenti stradali 9 al giorno. Bene, queste ultime cifre che vi ho detto non vengono considerate come elementi di pericolo. Il pericolo è quello del ramo che ti può cadere in testa, dell'albero che ti può cadere in testa, perché è chiaro, fa notizia, eh, però appunto, sono il numero di persone che, eh, vittime di questi incidenti è pari al numero di persone divorate dagli squali. In Italia. Queste sono statistiche ufficiali, non, eh, non della settimana enigmistica, eh, che tra l'altro noi avendo fatto un ricorso, eh, il nostro stesso antagonista, cioè il perito antagonista, è quello che diffonde queste statistiche, che è un signore che mh, è presidente di un vivaio, è un professore universitario. Eh, che sui social è molto molto caldo nel raccomandare la, la piantumazione e la piantagione degli alberi, tranne poi quando eh, viene richiesto di, di, di emettere delle, delle perizie, dire il contrario. Eh, nel senso che il nostro invece perito è quello che ha introdotto in Italia il sistema VTA, cioè quello che la, è un signore che ha una quarantina di anni di esperienza sul campo, un agronomo, un dottore agronomo, che è stato, ha avuto cariche, in, e ha tuttora cariche in varie società arbori culturali nel mondo, America e, e via dicendo, e, mh, ha salvato, è famoso per aver salvato tutta una serie di alberi monumentali, perché il concetto è questo, eh, la VTA che lui stesso ha eh, importato in Italia, l'ha tradotta perché ha conosciuto il... il chi l'ha enunciata eh, si è, si, ci si rende conto che è l'elenco dei difetti. Ma la, la pianta eh, ha una biologia, ha una meccanica eh, che non viene contemplata perché, eh, appunto, l'ossessione dell'amministratore è, è quella di. di, di eh, non rischiare di dover risarcire la macchina danneggiata, la persona danneggiata. In realtà sono costi di manutenzione, è eh, lo smantellamento di tutto il sistema pubblico, perché ormai le, 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 i comuni sono delle aziende e eh, ragionano in termini appunto, di, di profitto. E il paradosso dell'Europa è che non chiede il bilancio ambientale, perché voi dite ma com'è possibile che si prendano dei soldi per tagliare le piante? No, non si prendono i soldi per tagliare le piante, si prendono i soldi per piantarle, però dei numeri, alberelli come diceva Pietro prima. Quindi eh, mancando il bilancio ambientale che è quello che ti dice se tu tagli 200 alberi di 70 anni... Sui testi c'è scritto che per avere stessi, gli stessi sistemi ecosistemi, gli stessi servizi ecosistemici, cioè lo stesso lavoro che fanno sulla salute, questo è welfare, questo è salute. Eh, dove un albero di 70 anni equivale a 3.000 alberi nuovi, cioè di quelli del diametro di 14-12. Quindi è impossibile. Noi avremo sempre e solo un danno. Vi dirò un'altra brutta notizia che eh, anche studi eh, non, non recentissimi, ma eh, di una decina d'anni fa, dimostrano ripetutamente che la vita media, l'aspettativa di vita dei nuovi alberi nelle città dove vivrà, vive l'80 e vivrà il 90% della popolazione mondiale, l'aspettativa eh, media è, non è superiore ai 30 anni. Eh, quindi tu pianti un albero adesso e. E e vivrà tra i, 7, di tra i 7, 10 e 30, 29, 30 anni. Questi sono dei dati che non vengono, non vengono diffusi, perché, se no, si scoprirebbe che tagliare gli alberi di Corso Belgio che possono andare avanti almeno altri 30 anni, eh, vuol dire mettere degli alberi che, eh, che fra 30 anni non ci saranno più, e uh, last but not least, eh, ci metteranno 30 anni per raggiungere la, ne la neutralità carbonica. Allora, eh, abbiamo fatto un convegno, c'erano anche un paio, eh, c'era il professor Padovan e, e, e altri e, e abbiamo detto parliamo di queste cose con chi non, non, lo, non ne parla, parliamo con, con gli amministratori che è così da sono difficili da incontrare, parliamo con il mondo universitario eh, che è collegato, è in sinergia perché alla fine ci sono degli interessi, ci sono delle direzioni in cui si va e non ci si con la regione, con il comune, eh, non è venuto nessuno, le persone sono state invitate ripetutamente, il progettista, il, il, il geniale progettista dell'abbattimento delle alberate non ha neanche risposto e il professore, un professore fitopatologo dell'Università di Torino ha detto non è opportuno in questo momento eh, che io intervenga. Abbiamo invitato anche la, il CTP del il Fiorentino e ha dato la stessa risposta, cioè non si ammette un discorso, un confronto eh, di tipo scientifico ma si, si, si riporta tutto a una cosa di fazione, di schieramento, o di qua o di là, così come nascono i comitati su Facebook a favore del taglio, in realtà è nato il nostro, ha 3-4 mila eh, seguaci e poi qualcuno ha fatto nascere anche l'altro, cioè sì, riqualificazione, poi attenzione al furto semantico, no? riforestazione, forestazione, qualificazione. Eh, la stessa lo stesso concetto di transizione ecologica, eh, sono mh, come, come possiamo notare tutti e vedere tutti i giorni, sono delle grandissime eh, bufale semantiche. E devo essere stato prolisso, quindi mi scuso per la lunghezza. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Allora, sempre... Vorrei intervenire una componente del Comitato di Corso Belgio che ci, ci parla di un altro progetto che appunto è nato sempre anche per allargare un po' eh, appunto alle lotte territoriali che sono nate nella regione. Quindi, Elena, se vuoi. Buonasera, eh, non mi sono preparata e mentre ero lì sotto pensavo, chissà se stiamo dando fastidio con le nostre voci forti a questi alberi. E, dunque, io faccio parte del comitato di Corso Belgio e l'anno scorso si sono formati diversi comitati qui a Torino perché c'è un'aggressione diciamo, al verde non soltanto. Sul viale di Corso Belgio, ma anche nei parchi. Sapete probabilmente del Parco della Pellerina dove vogliono costruire l'ospedale, il parco artiglieri di montagna dove devono mettere un supermercato Selunga, il parco del Maisino, eh, dove deve nascere la cittadella dello sport. Allora questi comitati a un certo punto, più o meno un anno fa, il 22 aprile, si sono messi insieme e hanno un formato una rete che si chiama Resistenza Verde. E così insomma, niente di nuovo in realtà perché le aggressioni al verde, alla natura eh, ormai sono, sono secolari, però c'è stata questa convergenza e eh, Siamo entrati in contatto poi anche con i collettivi studenteschi, con ecologia politica, eccetera, e dai ragazzi è nata l'idea di provare a fare rete su, cercare di mappare i comitati anche fuori da Torino, quindi sulla regione Piemonte, vedere se si può fare una rete. Questa esperienza appunto è cominciata in febbraio e in meno di due mesi abbiamo già un bel po' di contatti. La cosa curiosa è che in certe zone dove, dove appunto troviamo dei contatti ci dicono: Ah, ma anche noi stiamo cercando di fare una rete qui. Quindi ehm, effettivamente c'è un fermento in questo momento positivo, speriamo che, che dia appunto dei, dei, dei frutti. Ecco. Ehm, quello che ho sentito stasera è molto interessante, mi è piaciuto tantissimo il discorso del professor Pignocchi. Io credo che quello che vediamo eh, è da un lato la perdita del buon senso, perché effettivamente il, eh, tutti questi progetti mancano di buon senso. Uno direbbe proprio il buonsenso contadino, no? per non sprecare anche le cose, perché insomma un viale che. È ancora lì eh, sano, ma perché dobbiamo abbatterlo? Un, un, un parco, ma perché dobbiamo distruggerlo? Però non è solo questo, perché noi sappiamo che il contadino alla fine, voglio dire, per esempio, siamo andati a Valle Dora, eh, gli hanno dato dei soldi e hanno ceduto i loro terreni, dove adesso ci sono delle, delle enormi discariche. Quindi, insomma, quello che è andato perduto è anche il sentimento, se c'è mai stato. Quindi per rendere soggetti, per vedere come dei soggetti gli animali, le piante, occorre anche avere dentro un sentimento verso queste, verso queste creature, anche senza arrivare alla religione, però semplicemente il sapere che siamo vivi noi, sono vivi loro, che questo è un miracolo, che tuttora è inspiegabile. E che dobbiamo avere un rispetto di questo, e, e che se non ci sono loro, non ci siamo neanche noi. Io, io, cioè, io sento queste cose, credo che le persone che si uniscono in questi movimenti, in questi comitati, abbiano questo sentimento che è andato perduto dall'altra parte, da parte di questi esperti che io invidio tantissimo perché dico: voi avete delle competenze, voi sapete. Io vorrei, non ho studiato purtroppo per scelte sbagliate. Altre cose, ho studiato o non ho studiato queste cose, vorrei tanto sapere di botanica, di zoologia, voi le sapete queste cose e però non avete più dentro di voi il sentimento, questa è la cosa, è la cosa terribile, che, che speriamo, speriamo che si possa, possa nascere qualcosa di nuovo, una nuova ecologia basata su questo. Eh, dato che è stato citato anche il collettivo di Ecologia Politica, eh, inviterei Miriam se vuoi portarci anche tu una riflessione rispetto ai temi che, che sono usciti. Ciao a tutti e a tutte. Innanzitutto, grazie per i vostri interventi, che sono assolutamente necessari. Quando si parla di ecologia, non si può fare a meno di parlare anche di cultura. E, e di società. Ringrazio anche il Comitato di Corso Belgio. E quello che volevo dire è che come ecologia politica in realtà siamo sempre più consapevoli che eh, questa dicotomia di natura e cultura debba assolutamente essere superata dal, se vogliamo affrontare la crisi climatica e vogliamo anche ritrovare un po' quella, quella relazione di interdipendenza che l'uomo ha eh, con le forze ambientali. Solo con questa premessa potremmo in realtà vedere la crisi climatica attuale come una crisi soprattutto sociale e culturale. Inoltre è un po' quest'idea di natura che fuoriesce fuoriesce in due modi. Da un lato magari appare un po' più perturbante e minacciosa quando dobbiamo parlare di cambiamenti climatici, mentre invece dall'altro lato viene un po' incasellato in una cornice romantica e un po' disneizzata, che altro non fa che eh, allontanare sempre di più l'uomo da quella che è l'ambiente. E, e qui Però in realtà questa natura che è dissociata dalla vita sociale in realtà emerge assolutamente come una questione politica perché eh, esce fuori come privilegio, come privilegio amplificatore di diseguaglianze che sono mh, ineguaglianze, marginalità e vulnerabilità. Inoltre un po' questa mh, natura eh, monolitica è nata, è, è il fallimento del, dell'ecologia perché è nata proprio con la nascita del capitalismo, perché è diventata assolutamente l'oggetto stesso del, capita, del capitale che è assolutamente monetizzabile e sfruttabile. E Alessandro citava prima anche eh, che la questione importante eh, della dicotomia tra natura e cultura fuoriesce soprattutto anche nell'ambito della conservazione della natura, che è la conservazione della natura stessa, un po' inquadrata in questi eh, spazi verdi o in cima alle montagne, in realtà non fa altro che legittimare il problema, perché sostanzialmente dà eh, spazio, alla, dà legittimità alla politica di poltrona, eh, il pieno controllo delle risorse. E della transizione ecologica. E quindi da partire dalle amministrazioni locali ma anche dalle grandi potenze mondiali la natura viene mercificata e le soluzioni proposte rientrano sempre all'interno di quello che in realtà la, la crisi climatica causa e viene causata. Quindi mh, proprio a partire da questo dualismo eh, di natura e cultura bisogna un po' risignificare quello che è il nostro rapporto con l'ambiente e cercare di creare nuovi scenari. E io credo che le lotte al territoriali all'interno della città siano assolutamente un punto di partenza, perché eh, da un lato sembra un po' paradossale no? parlare di natura all'interno di un contesto urbano dove l'ideale della natura è totalmente lontano da quello che ci viene un po' raccontato. Invece è proprio lì che bisogna sfondare la dicotomia di natura-cultura, perché ehm, quello che i cittadini e le cittadine hanno all'interno dei parchi, dei parchi verdi, dei parchi naturali, è proprio forse quella relazione di cui parliamo e che non riusciamo più a intendere, non riusciamo più a comprendere. E, e purtroppo anche spesso, quando questo fuoriesce ehm, l'approccio emotivo e affettivo che viene dalle cittadine e dai cittadini viene sempre un po' banalizzato no? da, da un modello politico che è totalmente decisionista e che si fa sempre garante di una competenza scientifica che è totalmente esclusiva. E, 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 nar e la narrativa è poi è quella delle, delle politiche della sicurezza, che altro non sono in realtà politiche di controllo e questo ce lo spiega bene e ce l'ha spiegato bene il Comitato di Corso Belgio. Però se allarghiamo il quadro e quindi andiamo più su una prospettiva regionale e, e nazionale, ma anche internazionale, il panorama diventa anche più inquietante perché eh, quello che sta accadendo con i fondi del PNRR, eh, questi fondi stanno dando e stanno ridando eh, vita a dei progetti che sono sempre progetti che vengono calati dall'alto e che non hanno nulla a che fare con le esigenze dei, delle, della popolazione locale. E quindi ci ritroviamo di fronte a questi grandi progetti in nome del green e della transizione ecologica. E invece la proposta che viene portata è un depositi unici nucleari nella zona dell'Alessandrino, o eh, la creazione di grandi eh, parchi eolici nella zona della Val Bormida. Tutte zone che sono in primis marginalizzate e che eh, si fa speculazione ancora in quegli stessi territori eh, in cui già la devastazione era quotidiana. Um, quindi appunto uh, per questo motivo in realtà um, come ecologia politica abbiamo deciso come percorso di organizzarci sempre di più con i comitati locali, cercando di andare un po' a fondo alle questioni e um, diventando anche noi parte delle lotte territoriali, perché Solo da un lato prendendoci spazio nella, nella consapevolezza politica quotidiana da un lato e dall'altro andando alla ricerca di quella relazione con la natura, ma intesa in senso serio, non misti mistificato piuttosto che eh, idealizzato, potremmo andare a rompere questa, questa, questa dicotomia e potremmo soprattutto andare a far fronte alle problematiche quotidiane, quelle della crisi climatica che sappiamo benissimo che è in primis sociale e culturale. Io lascerei spazio adesso a interventi, altri, anche domande da fare sia ai comitati che appunto ai relatori che, che sono qua con noi. Quindi chiunque voglia intervenire. Io avrei una domanda rispetto a alle tematiche che hai esposto tu in precedenza, come fare a tradurre un'ontologia? Cioè, qui parliamo di, del, del soggetto, cioè non parliamo delle patatine, nel senso che cioè, è davvero complesso, credo, riuscire a, a immaginare un mondo vivente quando... Per 300 anni l'abbiamo meccanizzato, l'abbiamo strumentalizzato e come riusciamo a, a ricostruire, cioè quali, quali sono le, le esperienze più che le categorie da cui che possono aiutarci a fare questo tipo di, di procedimento? E, e anche rispetto agli altri temi che sono stati toccati, no? cioè come facciamo a costruire delle alleanze, magari anche solo temporanee, con dei soggetti che comunque sono. Attivamente coinvolti nella meccanizzazione e nello sfruttamento della natura in quanto risorsa. Cioè, e come riusciamo a fare queste due cose insieme? Scusate, è una domanda un po'. Io ehm, direi che la, la, la buona notizia è che, nell'epoca che stiamo vivendo tra crisi climatica e proprio questa. Tipo di secchia emozionale che ha imposto da 200 anni, la, tra l'altro, la sfera economica, dal momento che si recupera un po' di autonomia, un po' di margine di libertà su un territorio, e questa relazionalità affettiva con i vivi non umani emerge abbastanza spontaneamente. Insomma, la, la, la prima cosa è di riprendere la mano su, ritrovare un po' di autonomia politica e materiale. Quando le, liberi un po' questo, questo spazio e che la, la un, un, le decisioni su un territorio cominciano a essere prese da, dagli abitanti, questa, questo modo di relazionarsi a, appare abbastanza rapidamente e questo è qualcosa di abbastanza nuovo, credo forse 30 anni o 40 anni fa non sarebbe stato il caso, ma sulla, sulla la, la ZAD di Notre Dame de l'One per esempio è, è proprio impressionante la velocità alla quale della, della gente che era completamente eh, ermetica a queste, a questo rapporto e soggettivante diciamo, lo, lo adotta spontaneamente. Un, un territorio dove devi decidere te come, come ti nutri, come fai l'agricoltura, che le, le attività agricole sono in parte despecializzate, insomma, tu, tutti parte, ci partecipano. Considerare gli, gli altri non umani come dei dei colleghi, eh, specialmente in un contesto di lotta ovviamente, quando li hai difesi c'è questa identificazione eh, animizzante che si fa abbastanza facilmente, quindi questa sarebbe la, credo che nell'epoca storica nella quale siamo entrati appare abbastanza velocemente la difficoltà di ricostruire delle, di, diciamo di imporre agli stati delle coabitazioni con dei territori che esplorano diverse forme di, di autonomia. E la, in effetti la, 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 quello che è stato evocato varie volte, le, 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 il legame affettivo che si crea con un albero in particolare o un, un posto in particolare, è proprio la, la chiave che fa la differenza tra eh, l'ecologia soggettivante e l'ecologia di governo in, che usa come primo mezzo la... La compensazione, la compensazione, che si dice distruggiamo da qualche parte ma non fa niente perché ricostruiamo a un altro posto, che è un, una maniera di proprio negare l'esistenza del legame affettivo e di creare popolazioni completamente sconnettate che sono ancora una volta popolazioni molto più controllabili che gente che ha un attacco affettivo forte questo, questo legame affettivo con un territorio è quello che ha... Probabilmente la chiave che ha salvato Notre Dame de L'Homme, che ha permesso le due vittorie contro le, le tentative militari di espulsione, perché lo Stato non aveva fatto eh, prévu, eh, non, non aveva immaginato la determinazione a difendere il ter un territorio di gente che per cui la vita era proprio legata, con, con questo territorio. E questo ci, ci sono anche degli, degli antropologi che si sono divertiti a, a quantificare la determinazione a lottare. Eh, se difendi una causa astratta o si, se lotti per un salario per, se, in, 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 nel caso di un esercito regolare per esempio o se lotti per difendere un tipo di legame affettivo che hai con un territorio è proprio l'efficienza, le, 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 la motivazione è dall'1 al 10 diciamo più o meno Posso? Sì, allora anch'io aggiungo una cosa rispetto a quanto diceva Alessandro in precedenza, e poi vado un attimo telegraficamente a rispondere anche, anche io a, alla domanda appena posta. Eh, mi volevo rifare un attimo alla, alla relazione che Alessandro poneva rispetto al, um, alla connessione che c'è tra uh, la crisi ecologica e la creazione di una, di una classe di proletariato che è necessaria per la sopravvivenza dell'agricoltura industriale, industriale oggi. La crisi ecologica si manifesta a livello trasversale, su un livello globale, quindi non solo in una scala di prossimità, ma anche attraverso un'espoliazione. Dei, di, risorse, di risorse ecologiche che poi sono strumento di sussistenza per molte popolazioni in una scala di contrapposizione tra nord del mondo e sud del mondo e questo porta alla formazione di una classe lavoratrice migrante eh, che è a disposizione oggi di un'agricoltura eh, di una, di una industriale eh, del nord del mondo. Prima dicevo cosa succede quando... Uh, abbiamo una riduzione dei, dei, redditi, dei redditi agrari. O chiudono le aziende, come dicevo, di, davo, davo eh, dei numeri abbastanza esemplari di, 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 di una crisi dell'agricoltura dell in Europa con la chiusura del 37% delle aziende in uh, poco meno di 15 anni. Oppure si cercano delle vie alternative. Se si è in un'agricoltura familiare di piccola scala con un conduttore diretto di azienda che lavora direttamente nel fondo, sfrutta il suo lavoro, quindi un autosfruttamento uh, dove non uh, si riesce a mantenere la pena stare tra costi di produzione e ricavi senza pagare il proprio lavoro oppure si taglia sui costi di produzione. Il primo costo di produzione più facilmente tagliabile, passatemi il termine, è il costo del lavoro, quindi si va a tagliare su una manodopera che è magari più sommersa, che vuole restare in una condizione percepita di, di vantaggio di un'economia non formalizzata, non alla luce del sole. Quindi, la crisi ecologica, come dicevo prima, si eh, connette in maniera strutturale e logica a una crisi economico-sociale, che è anche la crisi dei braccianti. Le lotte in agricoltura, che oggi sembrano una, una cosa nuova, non è una cosa nuova in realtà. I braccianti facevano delle lotte da soli eh, nel 2010, e quindi quelle non sono state immediatamente percepite. Oggi stanno arrivando con i conduttori diretti, diretti di azienda che vanno direttamente a, a protestare, ma. Uh, le, lotte, le lotte bracciantili ce l'hanno anche anni fa e rimanevano solo lotte loro, non, non le abbiamo fatte immediatamente nostre. Per arrivare a una legge contro il caporalato ci si è messo, ci si è messo anni, è rimasta anche quella in stallo. Per parecchio tempo. Quindi devo dire che anche la socialità e la condivisione di temi eh, propri di alcuni settori che fino ad adesso sono stati visti come eh, chiusi in una, in una sfera ermetica che non apparteneva alla la zona, la zona urbana, a, a, insomma, ad ambiti non immediatamente rurali, aiuta a cercare a condividere delle soluzioni. Quindi sicuramente la, la, il dibattito collettivo su più sfere è una, una sfera percorribile. Il fatto che le lotte eh, agrarie, le lotte contadine arrivino qui dopo davvero condizioni isolate delle lotte bracciantili è sicuramente un, un, primo, passo, un primo passo avanti. domanda e delle considerazioni intanto grazie per questi bellissimi interventi ma dunque tu hai introdotto una cosa che la, la questione appunto degli, degli immigrati la mia domanda che avrei voluto fare è proprio questa cioè in questo eh, processo di eh, soggettivazione che di cui abbiamo visto attraverso Padovan anche in qualche modo il percorso eh, e che insomma parte da molto lontano soggettivazione, degli anni, si parlava degli anni 70 quindi prima il movimento dei neri poi eh, le donne i, i studenti, le donne tutti questi movimenti che hanno portato a un aumento della soggettività e della loro presenza nel, nel, come soggetto politico all'interno della società. Qui siamo arrivati da un lato ad un salto però grosso di, di qualità perché finora questi sono stati dei movimenti in cui ci siamo presi insomma come soggetti un'azione politica, ci siamo presentati, gli alberi parlano un'altra lingua, non possono in qualche modo eh, essere loro a div diventare dei soggetti, per questo è molto importante il discorso che è stato fatto appunto dell'affettività. Eh, perché, eh, e non è da considerare appunto su un piano così ehm, diciamo superficiale, ma perché si tratta in qualche modo di per noi anche di imparare, come è stato in passato rispetto al rapporto con altre eh, situazioni antropologiche, eccetera, cioè un altro linguaggio. Allora a me devo dire che eh, come femminista storica colpisce il fatto che ci sono molte donne mi sembra in qualche modo il prodotto, il prodotto di questa soggettività femminile mi piace pensare che questa eh, visione di eh, approcciarsi ad un linguaggio che non è quello della logica tradizionale maschile, ma è che quello della relazione appunto affettiva con gli altri esseri nasca anche da questo. Però ecco eh, un altro linguaggio, ma però ci sono appunto eh, gli immigrati. La soggettività di queste persone che, comunque, arrivano qua perché noi abbiamo distrutto attraverso insomma, il debito, attraverso la distruzione di tutte le economie di sussistenza, eccetera. Quindi, abbiamo prodotto noi eh, un'inversione di tendenza, perché queste persone eh, erano dei soggetti. E sappiamo che erano soggetti anche con delle grandi capacità, grandissime risorse, perché arrivano da tutto il mondo dei laureati, eccetera, che qua vanno a fare i braccianti, le abbiamo resi degli oggetti. C'è cioè, stato un processo inverso in questo caso. Allora, io penso che non si possa parlare di ecologia, di rapporti con gli alberi, di soggettivazione importantissima, eccetera, ma se non si. si eh, incrocia questa cosa nella lotta fondamentale con questi soggetti che sono diventati schiavizzati in gran parte. Parliamo dell'agricoltura, però sappiamo che non è solo quello: nel lavoro di cura c'è una schiavizzazione anche molto forte, con conseguenze a livello anche internazionale molto grosse. E eh, quindi la domanda alla fine è questa: mm, che rapporto in questo caso delle lotte degli agricoltori c'è se c'è? Con eh, gli braccianti, gli immigrati, che spesso sono stati pochissimo sostenuti appunto dalla sindacalizzazione, insomma c'è sono state alcune lotte, ma molto poco rispetto a quello che è. Perché spesso loro appunto per, per sopperire la questione dei costi usano queste, queste forze. Nell'esperienza in Francia, per esempio, ci sono state delle relazioni oppure no? E come cercarle? Questa è una domanda, l'altra è un'osservazione, un dubbio. È vero che la lotta ecologica è trans-età. Io sono una che appartiene a un'età vecchia, ci sono i giovanissimi. È trans sociale, trans culturale e trans, ehm, sociale, e trans eh, di classe. però questa non è una cosa così semplice, perché nella pratica, noi la pratichiamo appunto in Corso Belgio, eh, è proprio questa questione, il nodo, il punto. L'obiettivo può essere positivo e molto di un'utopia che attraversa tutte queste differenze, ma le differenze di classe, e di, di ceto non sono così facili da superare. E non è che dire soltanto eh, ma l'ecologia ci permetterà no, di superare... No, non è così perché lo sappiamo, la forza dell'economia, quindi questo è un lavoro su cui per esempio non è il colso belgio, stiamo lavorando tantissimo vedendo anche le crisi di questa cosa, perché si incrociano questi discorsi. Eh, lei diceva che gli, gli alberi non hanno voce. In realtà, eh, facendo riferimento alla, ai migranti e ai braccianti in agricoltura, erano anche i braccianti a non avere voce. Quindi c'è eh, stata una, una prospettiva proprio di eh, riduzione della manodopera a pura, a pura merce, senza. Uh, la, 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 la possibilità di avere, come dicevo prima, uno spazio voce all'interno della filiera. Lo si è dovuto conquistare, se si può dire poi di conquista effettiva al, al momento attuale, uh, attraverso un, un, un primo investimento anche di, re, realmente di vite umane, di condizioni di vita uh, vicine a condizioni di schiavitù vera e propria che servono per, uh, per mandare avanti il sistema attuale. Lo sfruttamento della manodopera agricola in Italia è considerato un fattore strutturale, c'è cioè un, un report che viene pubblicato annualmente che report sulle agromafie viene pubblicato da CGL dal, eh, dall'Osservatorio Placido Rizzotto che ci dice che senza lo sfruttamento dell'agricoltura il sistema agricolo italiano si blocca l'abbiamo visto anche durante il periodo del, del Covid no? non, non potevano arrivare eh, braccianti dall'estero i braccianti non si potevano muovere liberamente eh, per via delle restrizioni ai movimenti il settore agricolo era in difficoltà, il settore agricolo si blocca, quindi è una... una, una un elemento neanche endemico del contesto italiano, molto spesso come si pensa, del contesti di produzione del, del Sud Italia. È un, è un elemento che interessa l'Italia in maniera trasversale, ma poi a livello globale ce ne sono casi in Spagna: le produzioni delle arance a Valencia, eh, i complessi ortofrutticoli della California, che eh, non, non lo chiamano caporalato, ma viene chiamato broker capitalism. Quindi, un capitalismo del brokeraggio, del, dell'intermediazione illecita e di uno sfruttamento lavorativo che è necessario perché il sistema si è, si è strutturato in quel modo. Quindi gli alberi non hanno voce, ma la manodopera agricola in sé non ha avuto per tanto tempo voce e continua in molti contesti a, a, a non averne. Tuttavia ci sono in maniera che poi i processi sociali non sono sempre omogenei, ma ci sono delle linee di, uh, di, di, di ibridazione, delle, delle zone di grigio dove si crea anche l'alternativa, oltre che l'erosione dei, dei sistemi di sussistenza, si creano alternative. Attraverso mezzi di, eh, meccanismi di produzione nuove dove eh, i braccianti si alleano, i braccianti si alleano con i consumatori urbani, si creano delle reti di consumo, eh, di, di consumo critico, di acquisto, di acquisto solidale che riescono a creare un po' delle prospettive, delle, delle prospettive diverse. Eh, Genuino clandestino o altre, altre, altre iniziative insomma, del, del Sud Italia che eh, cercano di, 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 di creare delle condizioni di produzione differente per garantire i diritti ai lavoratori e ai braccianti. Quindi sicuramente è un, un processo in divenire dove si, si cerca di creare una nuova autonomia. Sicuramente c'è tanto, tanto da fare. Sulla la questione dell'oggettificazione è un, un processo globale su tutto... Insomma è un, un, quasi un invariante antropologico di tutte le situazioni dove un potere un po' troppo centralizzato e, e verticale e discendente si crea, che la, la motivazione di un governo, la prima, la, la più profonda, è che la sua popolazione sia governabile, sia eh, gestibile, le, leggibile e per renderla governabile eh, eh, si tolgono i margini di libertà, si riduce la capacità di, la capacità di azione con dei metodi che in effetti si... Sono più o meno, rispondono almeno alle stesse motivazioni: che si tratti di vivi non umani, di lav del lavoro, delle donne, insomma, il, il, il processo di, che, di tagliare il, il, le possibilità di azione e, e opera nello ne, ne, ne stesso modo. È uno dei il successo del capitalismo e anche perché è un metodo di controllo e di togliere i margini di libertà grazie al delegando la, quello che a un tempo per l'aristocrazia lo faceva la, un'armata militare e adesso lo fa il mercato insomma va. e quando c'è un conflitto tra controllo e rentabilità eh, i dirigenti eh, scelgono il controllo insomma proprio la, la, la motivazione è prima e è appunto quello che risponde al desiderio di controllo del, del, del potere centralizzato, il desiderio di autonomia, di ritrovare eh, margine di libertà, è la, la definizione basica di, di, della soggettivazione, questa ritrovare un'agentività, delle possibilità di azioni. E sulla, sulla questione dell'ecologia che come attraversa le classi sociali, ovviamente non ho detto che è facile, ma la, la proposta è che e prendendo l'ecologia dal lato della delle relazioni con il vivo non umano, c'è più speranze di, di, di trovare un eco nelle classi popolari, perché adesso, non so come in Italia, ma in, in Francia il concetto di ecologia è proprio un disastro assoluto, insomma nelle classi popolari, nel, nella ruralità, quando dici ecologia scateni delle, di, o delle reazioni di odio ben superiori a se parli di, di, del governo, dello Stato, insomma proprio è diventato un, un oggetto di distinzione sociale, le classi popolari che inquinano meno, e sono più soggetti ai, ai problemi ambientali, hanno meno accesso alle aree protette e meno accesso ai posti di decisioni che li permetterebbero di avere un po' di, di, di impatto sulla loro destinata ecologica in più si vedono eh, accusare dalla borghesia di non, non essere ecologiche, di inquinare. Quindi, e proprio il, il concetto, la parola ecologica ecologia l'abbiamo persa. Proprio questa, questa collegazione con le classi popolari non si può più fare al nome dell'ecologia, è troppo tardi. Proprio l'odio è viscerale. E quindi, e però, la, la questione del, del, del tipo di legame affettivo con un territorio, con i vivi non umani. Questo è una o due generazioni indietro, era un, una, un motore delle lotte popolari, delle resistenze contadine al, al roman, eccetera. quindi. È, è, è troppo vicino nel tempo per non, non poter essere riattivato, ma non si farà parlando di ecologia, perché questo ti, basta pronunciare la parola per chiudere tutto Grazie eh, ehm. Eh, innanzitutto grazie per, per questi interventi. E, a me aveva incuriosito molto una, una cosa che aveva detto lei all'inizio eh, riguardo eh, appunto l'idea di queste istituzioni che potrebbero farsi carico del processo di eh, riconferire dignità ai non umani. E nulla, volevo solo chiederle se, se c'è tempo o se non c'è anche, magari sia scritto qualcosa, se eh, le andasse di dire qualcos'altro in merito a questo. Cioè sì, se c'è tempo di rispondere alla domanda o se no anche se ha scritto articoli o qualcosa... Mh. Grazie. Le cose scritte da, da me non sono state tradotte in italiano, cioè Filippo de, de, Descola che è la, la referenza sicuramente tradotto, è tradotto in italiano. Ma se, se le, la domanda era sulle le forme istituzionali per... Eh, sì, un'altra volta, quando la, la, le, 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 la, la base che le decisioni che riguardano almeno le attività produttive su un territorio siano prese dagli abitanti umani del territorio che hanno questo collegamento eh, affettivo che e passa da una rilocalizzazione. Massiva del, 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 del potere della decisione politica e delle, delle nuisance delle, delle attività produttive, come si dice, che le, che i, i, i problemi creati dalle attività produttive siano anche rilocalizzate perché abbiamo questa tendenza di, di esportare le, le, la nocività delle nostre attività produttive e quando tutto questo è rilocalizzato, le. Le istituzioni si inventano abbastanza facilmente. Allora, C'è ovviamente il problema che in effetti i non umani, non, non avendo la parola politica, non possono fare, eh, fare valore, eh, di, difendere direttamente i loro interessi. Ma eh, se fosse questo il nostro problema principale, di come prendiamo in conto l'interesse degli non umani, se, se fosse questo il problema politico che ci occupa, vorrebbe già dire che le cose vanno molto meglio. Insomma, possiamo, e ci sono alcuni criteri bassi. Che, tipo la diversità per esempio, insomma un, eh, un bosco non, non, non è mai andato da solo verso la monocultura, si può, si può pensare in modo senza prendere molti rischi che la, la, la diversità non solo degli esseri ma delle interrelazioni è qualcosa che va negli inter, interessi dei, dei vivi non umani, ma in effetti in un, in un territorio come la Zad di Notre Dame de l'On ci sono conflitti, dei conflitti d'usage, come si dice. Dei, Proprio come travicinanza degli interessi incompatibili, e quindi dalla discussione nelle assemblee tra differenti persone che hanno differenti legami affettivi con differenti non umani tra eh, gli, gli allevatori, per esempio, e eh, gente più naturalista, ornitologi, insomma e, e, gli interessi sono presi in conto così. Grazie. Eh, non conosco eh, bene il francese, quasi per niente in realtà, e eh, mi chiedevo se non possa venire un aiuto a, mh, mh, per questo discorso che non si possa parlare eh, di ecologia dalla semantica, cioè voi parlate di ambiente o eh, adesso parlate anche di ecosistema, eh, nel senso che L'ecologia profonda da qualche anno propone di sostituire il termine di ambiente con ecosistema, perché ambiente, parlando di ambiente è quasi come se si parlasse, dice l'ecologia profonda, di una, di una sorta di ribalta su cui noi possiamo fare, disporre, spostare. Mentre invece se si parla di ecosistema, senza pensarci, senza pensare all'ecologia, automaticamente... Eh, possiamo renderci più conto di far parte di un sistema dove non possiamo spostare le cose arbitrariamente e quindi sostituire un albero arbitrariamente. Ecco. E, non so, questo discorso può centrare, con, eh, può essere d'aiuto? Mi chiedo, grazie. Certo, è ovvio che c'è tutta una terminologia da, da rivedere completamente, che il termine di ambiente o di environnement in francese non conviene affatto perché porta in lui l'idea che è un teatro per le attività umane, e, e però ancora una volta, quando, quando un territorio ritrova un po' di autonomia e di, di, la, la, la forza per gestire a se stesso le sue attività, e il vocabolario segue insomma sulla SAD, un'altra volta ancora. Una, Nessuno direbbe che il, che il luogo è un ambiente, o non, non il, anche la parola natura non è che esce fuori, e in, in un'assemblea non è che è, ci sono uno le questioni sociali e due le questioni ecologiche, questa di distinzione non ha più senso, ci, ci chiediamo come abitare su un territorio comune, condiviso con degli abitanti non umani, quindi la, il, il, il modo di fare e il modo di, anche il modo di parlare eh, nel periodo storico nel quale stiamo eh, emergono abbastanza spontaneamente, anche, anche eh, per gente che proprio non veniva fatto a vivere sulla ZAD per queste ragioni, che veniva proprio per ragioni puramente politiche e che sicuramente considerava che gli uccellini non era la lotta politica importante, eppure eh, adottano quando ci sono queste proto-istituzioni che tengono conto degli interessi dei non umani e ti, ti, la, la si interiorizzano molto, molto spontaneamente. Sì, scusate se riprendo la parola, non sono abituato a parlare in pubblico, mi sono reso conto che mi sono dimenticato di dire due cose molto importanti. E la prima è che, appunto, cioè per concludere questa cosa qui del, del Don Bosco a Bologna, la prima è che, appunto, eh, due notti dopo di quando, di quando è, è successa questa cosa, che eh, si è ripreso il parco, un ragazzo molto giovane di 19 anni de, del, è stato inseguito fino all'interno del parco ed è stato teiserato due volte. E, 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 e picchiato e eh, appunto solo dopo tutti questi eventi molto gravi appunto la repressione eh, del presidio e eh, questo, questo agguato, questo salto notturno eh, c'è stata questa, questa, il fermo del cantiere e ehm, l'apertura di questo tavolo e questo per dire che comunque in una città eh, che si vanta e che fa molto questa, questa idea di comunicazione, del, di questo modello della partecipazione, non c'è assolutamente nessuna partecipazione, anzi, la repressione è il modo di gestire queste cose. E quindi, cioè, anche cioè, la vittoria che sentiamo di aver ottenuto è quella di aver bloccato il cantiere eh, momentaneamente, però, appunto, non abbiamo eh, reale fiducia che eh, questo ennesimo processo di partecipazione ci porti a qualcosa, quindi, ecco. C'è comunque da continuare a mantenere l'attenzione anche a, a questa cosa e, e ai risvolti che potrebbe avere, e anche appunto forse la cosa bella è anche che abbiamo trovato un tipo di partecipazione eh, diretta e empatica che è eh, forse almeno in certi casi realmente in grado di cambiare le cose. Quindi questo tipo di partecipazione è quello che ha permesso agli alberi di fiorire anche quest'anno a agli uccelli di fare il nido e, e a noi di incontrarci, forse una partecipazione del genere può anche eh, fermare altre cose come il passante o, o, o appunto aprire degli orizzonti nuovi. Scusate se sono intervenuto di nuovo. Ma ehm, ecco, vabbè, premettendo che trovo la suggestione ehm, che veniva proposta ehm, molto interessante, e trovo che questo discorso del, eh, della necessità eh, di non vivere come due sfere separate, quella dell'umano e quella della natura, sia centrale, e anche rispetto allo spunto di una possibile idea, ehm, di recuperare in qualche modo le classi popolari attraverso questa dinamica penso che ci siano delle prospettive in questo senso eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo e pongo due eh, ordini di problemi il primo ordine è eh, io temo che si possa fraintendere questo tipo di di prospettiva e ridurla ai bei vecchi andati, tempi andati e a una prospettiva del ritorno alla civiltà contadina. Eh, credo che questo sarebbe un altro male di una proiezione diciamo, urbana eh, su questi temi qua che invece a mio parere dovrebbero guardare in avanti, e cioè a una prospettiva di quali possono essere nuove forme di collaborazione interspecie o come vogliamo chiamarla attuali eh, o diciamo in una prospettiva di futuro eh, che siano per certi versi più eh, almeno desiderabili del capitalismo sotto le diverse forme no, che può avere questa desiderabilità. E vabbè, qua sono entrato nella parte un po' più complessa. Eh, invece su dei terreni molto pratici eh, credo che anche lì eh, ci sia una questione, un nodo che un po' eh, già riassumevi eh, in questo discorso che le classi popolari sono quelle che inquinano meno, però penso che ci sia anche un, un tema eh, leggermente sfaccettato rispetto al fatto che comunque l'umano è spesso chi fa certo certi tipi di lavori dentro la nostra società, in realtà ha, può avere anche delle, una funzione ecosistemica. No? E anche qui, secondo me, questo è l'altro, eh, diciamo, aspetto che spesso dentro i movimenti ecologisti viene completamente rimosso, per cui, eh, diciamo, l'azione eh, dell'umano viene vista sempre come qualcosa che è necessariamente aggressiva verso la natura. Però, per esempio, appunto, si, si citavano prima i popoli indigeni, faccio una provocazione lì, in quel contesto, la caccia era una funzione ecologica di fatto e se pensiamo agli squilibri ecologici che ha creato il capitalismo anche rispetto ai nostri boschi, a altre situazioni così, forse eh, prendendo una dimensione totalmente marginale anche quella, quel discorso lì, per esempio, dovremmo chied chiederci nuovamente come, come farlo. Ecco. Eh, quindi nulla, questi temi qua per fare un po' l'avvocato del diavolo ma anche per approfondire un attimo. Grazie, non, non, non è tanto l'avvocato del diavolo. La prima domanda è importantissima sull'impressione che stiamo proponendo un ritorno indietro e in particolare un, di ricostruire dei legami comunitari che, eh, del quale molta gente è stata contenta di emanciparsi emanci, emanci, e che in effetti questo discorso è abbastanza inaudibile nelle famiglie contadine, per esempio, che, che ti diranno: ma. Che il, che il nostro figlio ha potuto andare a studiare in un altro paese e, e, e tagliare tutti, tutto questo peso della comunità, del villaggio è una cosa che, che per noi è stupenda e che quello che voi volete fare non ci, non ci parla per niente Là è proprio importante essere chiaro sulla la, la proposta anche per eh, differenziarla dalle, dalle proposte reazionare fasciste diciamo, che, che stanno fiorendo anche sullo stesso lo stesso terreno affettivo e che i, i, i legami al territorio che valorizziamo sui territori in lotta o su questo progetto ecologico di, di soggettivazione dei, dei non umani sono legami che si costruiscono per le usage, con le pratiche, partecipando all'autonomia, partecipando ai, ai cantieri, il giardino, le attività, le attività agricole e quindi sono legami che qualsiasi persona si può, fa, può fare i suoi appena arriva, diciamo. e sono gli esatti opposti dei, dei legami al territorio valorizzati dalle proposte fasciste che parlano della de, de, de storia, del sangue, degli de, de, de antepassati, e quindi che sono legami che, de, 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 che, che hanno per funzione di escludere, sono proprio le, sulle, la, il campo dei possibili, sono i due i due posti, quindi qui non c'è un ritorno che, che comunque è comunque impossibile al passato, sono esplorazioni di legami che certo contengono la ricostruzione di cose che sono state sciolte e che vogliamo ricostruire, ma proprio c'è un continente nuovo da, da, da inventare sulla eh, maniera di legarsi in un modo soggettivante con in, i non umani e sulla, sulla la, la, il fatto che le attività umane siano in certi movimenti ecologici eh, viste come per forza negative, ovviamente non è assolutamente il caso di un'ecologia che propone di andare eh, al di là di natura e cultura, è proprio l'oggetto che, le, che le, le attività umane si, si eh, mischiano con, la, con le attività dei non umani, in, incluse, e, e, e non c'è ovviamente nessun problema con la caccia, nessun problema con l'idea che creiamo degli, degli ecosistemi. E forse per, eh, che non è completamente la domanda, ma per dire in, in che ipotesi politica più generale si entra questo, questo progetto ecologico, è che vabbè, siamo in un, da qualche de, de, de decina di anni in un, in un nuovo sistema politico dove proprio il, 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 il capitolo non, non vi mi Immagino che qui siete tutti già convinti, ma il capitalismo ha i mezzi di non fare nessuna, più nessuna concessione, concessione, concessione e di fatti non ne fa più. E la, le motivazioni fondamentali delle classi superdominanti hanno cambiato. Insomma, cioè se per il, durante il secolo XX si poteva, potevano credere a un'elevazione globale del livello di vita materiale mantenendo delle disiguoltà che, che pensavano accettabile e adesso proprio le, le classi dominanti si proteggono, insomma la, 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 la crisi ecologica ha cambiato completamente la, la, la matrice motivazionale delle classi dominanti e quindi li, il progetto politico globale che è stato quello del secolo XX di amenaggiare il capitalismo, di sviluppare il capitalismo e, e, le, dice, con leggi sociali, ecologiche, di limitare un po' i suoi danni, proprio questo progetto non esiste più. E quindi l'idea che potremmo andare gradualmente verso un'ecologia soggettivante proprio è fuori delle de, 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 de possibilità. E il problema è che, detto questo, ci lascia con poche, poche possibilità. Nella, nella mitologia politica occidentale rimane la rivoluzione totale o la presa del potere per via elettorale, più o meno, e, che, e nessuna di queste due ipotesi sembra proprio a portata di mano, e nei due casi. Non si vede come potrebbero potrebbe andare bene le cose, a meno che in anticipo siamo riusciti a ricostruire forze autonome e molto più potenti di quello che, che abbiamo adesso. E quindi l'ipotesi che stiamo cercando di esplorare è come, in effetti, imporre agli Stati la coabitazione con delle forme di autonomia territoriale, di esplorazioni di varie forme di... Autonomia e soprattutto come queste forme di autonomia, anche materialmente abbastanza modeste, possono diventare una forza di ripresa in mano di alcune istituzioni statale, della salute, per esempio, dell'alimentazione. Dell Questa quest interazione, il fatto che una coabitazione può essere desirabile in sé, non, non come una preparazione a un, un rovescio rivoluzionario globale, ma come un, una situazione eh, sì, desirabile è un'ipotesi un che è poco esplorata. E, anche se eh, antropologicamente insomma, nella storia dell'umanità è stata la situazione de, 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 de da lontano la più comune, insomma, so è solo da 200 anni che i stati ricoprono tutto il pianeta e ancora non, non in modo perfetto, se no per decine di migliaia di anni le, le strutture statali hanno dovuto coabitare con una quantità di altre forme di organizzazione sociale, con tutte le quantità di relazioni eh, spesso eh, bellicheose. Confrontative ma a volte ben più o meno pacificate, e quindi questa è l'idea che queste, questo progetto ecologico si appaia con questo progetto politico di pensare delle tasche di autonomie che coabitano con delle strutture statali e che permettono di ribettere la mano su delle, delle istituzioni statali. Non so se ci sono interventi ancora, altrimenti direi che per questa sera chiudiamo l'incontro. Il prossimo dibattito sarà domani pomeriggio sul tema del, del lavoro e appunto speriamo che si continui a parlare delle grandi domande aperte che abbiamo lasciato questa sera, che si continui a farlo nei spazi più diversi a Torino, ma anche andando, andando fuori sul territorio eh, qui in Piemonte e oltre. Quindi grazie ancora a tutte e tutti per la partecipazione e a presto. O stasera ci sarà eh, un concerto ancora, quindi per chi volesse rimanere eh, la serata continua. Grazie.